Bene, buona giornata a tutte e a tutti. Mi sentite fino in fondo, Don Roberto? Sì. Bene. Ecco, allora grazie intanto per l'invito. Ecco, come diceva un po' la presentazione, Mounier è un vecchio amore, diciamo così, perché è stato l'autore su cui mi ero concentrato per la tesi di laurea ancora. Quindi anche il titolo che così abbiamo concordato insieme, che riprendeva delle coordinate, guardate, anche di anagrafiche, trentenni, Mounier avrà 30 anni negli anni 30 proprio, del Novecento. Ecco, questo titolo un po' riprendeva un'idea fondamentale, che Mounier è un autore che si gusta già quando si comincia a studiare. Ecco, quindi è un autore che ha scritto molto, ma ha scritto in maniera molto, molto leggibile, fruibile, entusiasmante direi per alcuni versi. E quindi ricordo all'epoca, Barbara ha ricordato che i miei studi adesso sono sotto Tommaso d'Aquino, ma quindi diciamo soprattutto da Mounier, dopo un po' dicevo vabbè, vado a sentire un po' Maritain, che dopo anche Maritain, vabbè, andiamo a vedere Tommaso direttamente. Però ricordo anche che all'epoca, quando leggevo un po' di cose della Somma di Teologia eccetera, mi erano assolutamente indigeste nel modo più assoluto. E invece Mounier è uno di quegli autori che appunto coinvolgono da subito, però lo fanno anche dopo. Negli ultimi anni ho avuto un po' l'opportunità di ritornare su alcune letture, e per alcuni versi è un autore che dice molto soprattutto nei dibattiti sociali e sociopolitici. Macron in Francia lo sta citando insieme anche a Ricœur tra gli autori di riferimento, ecco, quindi non è un autore tramontato sicuramente. Allora lavoreremo anche su un paio di testi, ho scelto così, li trovate fotocopiati, aguzzate la vista, perché sono, i caratteri sono piccoli, ma li utilizzeremo un po' proprio per entrare anche per dare parola a Mounier quando si esprime, non soltanto per riassumere alcune cose che ha detto. Allora, il percorso che vi propongo è un po' questo. Lo articolerei in due passaggi soprattutto. Un primo in cui cercherò di contestualizzarlo. Quindi vorrei darvi qualche coordinata che sta un po' in quel titolo, Trentenni, cristiani e rivoluzionari. Cominciare un po' a tracciare qualche elemento del suo modo di collocarsi in quella che chiamerà l'infanzia di un secolo, quindi all'inizio del Novecento, cercando insieme magari anche di capire quelle che possono essere alcune delle coordinate che noi oggi condividiamo come letture epocali. Ecco, gli anni 30 ci somigliano per alcuni aspetti rispetto ad oggi, soprattutto per alcune situazioni sociali e sociopolitiche. Dall'altra parte, il secondo passaggio sarà quello in cui vorrei concentrarmi con voi proprio sul tema della persona. Vi do ancora questo ricordo, dopo quando uno comincia con i ricordi vuol dire che già gli anni vanno avanti, ma insomma va bene, ma è sempre della tesi di laurea e della discussione. Mounier non ha mai dato una definizione di persona, non la voleva proprio, non voleva che si definisse, perché la persona, proprio perché rappresenta il nucleo di ciascuno di noi, diceva, non può essere racchiuso in una definizione. E mi sono trovato in commissione di laurea con uno dei professori che mi domandava all'epoca, vi ho detto che di Tommaso non è che mi interessasse molto, cioè, ma qual è la definizione classica di persona? E rifatto tre volte questa domanda, io non la sapevo, perché il mio relatore all'epoca avevamo discusso tantissimo di Mounier, ma non eravamo arrivati fino a Boezio ad altre cose. Quindi la benedetta natura razionalis individua substantia, neanche non me la ricordavo. Ecco, per dire che non si va nel senso delle definizioni secche. Ecco, questa non è la scuola di Mounier. Piuttosto la persona che ha in mente lui, lo vedremo, è un insieme di coordinate. Ecco, ha un'idea molto processuale, poi commenterò questo di persona. La persona sta in un cammino, soprattutto per lui, non è qualcosa di statico. Quindi, ecco, due passaggi, uno un po' più di contesto, il secondo lavoriamo un po' più sull'idea con un paio di testi specifici su due questioni che credo siano importanti e siano, ecco, centrali un po' almeno nella sua proposta. Dopodiché ci fermiamo e vorrei appunto discutere insieme con voi. Come vedete, ho portato un po' della mia vecchia biblioteca, le sottolineature sono quelle ancora di quando studiavo per la laurea, quindi insomma possiamo anche andare a curiosare di più nei testi, se vi interessa vi dirò qualche cosa in più. Inizierei da questo, proprio l'idea dei trentenni, e partirei proprio dal primo testo che avete, che è Difesa dell'infanzia di un secolo. Mounier nasce nel 1905, morirà molto presto, morirà nel 1950 per problemi cardiaci, quindi una vita molto breve, ma assolutamente intensa per quello che è riuscito a proporre e a mettere in campo. E negli anni 30, ecco, comincia la sua avventura intellettuale, ma le prime cose significative che lui farà sono già, diciamo,
proprio agli inizi, siamo nel 1929, quindi non è ancora trentenne. Ecco. E insieme ad un gruppo piuttosto ampio di persone, soprattutto giovani pensatori, sente l'esigenza di abitare un po' la cultura di quegli anni, da giovane proprio. Quindi con l'idea che, usava questa immagine, che per i pianisti di 30 anni non c'erano tastiere su cui suonare, e ne creerà una. All'inizio degli anni 30 fonderà la rivista Esprit, forse ne avete sentito parlare, una rivista ancora attiva, e il fondatore di questa avventura culturale farà tirature molto ampie, e nasce questa idea proprio attorno alla crisi economica del 29, il crollo della borsa di Wall Street. Quindi sono tutti anni in cui, appunto, potete pensare che è un 24enne che comincia a misurarsi con i grandi problemi della finanza, con quello che rimane dopo la chiusura della prima guerra mondiale e con una situazione europea sicuramente molto, molto difficile all'epoca. Da lì a poco sapete cosa accadrà, e quindi ecco, c'è tutta questa percezione molto, molto forte di un'epoca di transizione, di un'epoca di crisi, un'epoca da cui non si sa bene come si esce, in cui alle spalle ci sono tanti tentativi falliti, ci sono delle, appunto, c'è una popolazione che è impoverita e c'è un orizzonte che non si sa bene come si svolgerà. Vi do anche questa coordinata, è interessante che negli anni 30 Nikolai Berdiaev, un altro pensatore russo che sarà tra i russi della diaspora, sarà presente a Parigi, rappresenta un po' il rapporto tra Oriente e Occidente, quindi tra i russi, i francesi e poi la cultura del centro Europa, e intravede in uno dei testi, si chiama L'Orient et l'Occident proprio, in uno dei testi di quegli anni, pubblicato poi da Peggy, quindi tutto il circuito culturale francese di quell'epoca, vede alcune cose che accadranno oggi, alla fine del Novecento. Vede un po' il pluralismo come esplode, vede un po' problematiche di tipo etico, vede una serie di cose, ma quello che non vede è l'arrivo dei totalitarismi e della Seconda Guerra Mondiale. È interessante che in quell'epoca, all'inizio degli anni 30, non c'è una percezione di crisi che va avanti, ma non c'è la percezione che si arriverà dove siamo effettivamente arrivati. Cosa ve la dico così interessante, ma sempre per lanciare dei ponti, perché nell'incontrare questi autori credo facciamo bene a mettere uno sguardo anche sul nostro tempo, sul nostro stato di salute dell'Unione Europea, se volete metterla in questo senso. Cioè c'è una percezione in quegli anni che si è arrivati a un punto critico, ma da lì si comincia a risalire, e che peggio di così non andrà. Ecco. E Mounier invece è uno di quelli che dice: attenzione, che se noi non vigiliamo in qualche modo, e lo dice da 24enne, se non ci impegniamo in qualche modo più risoluto, non è detto che abbiamo toccato il fondo. Se noi lasciamo andare le cose e non le presidiamo, il male in qualche modo comincia a riaffiorare. Ecco, questo per dire che in quella generazione è uno degli autori che tradizionalmente, con una categoria che non è proprio filosofica, ma vengono considerati un po' profetici, ecco, quelli che hanno saputo vedere lungo, ma come sapete i profeti non sono quelli che dicevano quello che accade in futuro, ma quelli che sapevano leggere quello che era accaduto nel passato e da questo traevano delle indicazioni interessanti per quello che sarebbe potuto accadere. Allora, incontriamo soltanto così due parole, non leggeremo tutto, sono soltanto anche per voi, per poi poter portare a casa quello che rimane anche di questo colloquio di oggi. I trentenni. Qui siamo in Rivoluzione Personalista e Comunitaria, prendo questi brani da questo volume pubblicato per l'Ecumenica di Bari ancora nel 1984, bello utilizzato. È una raccolta di articoli che sono comparsi su Esprit, quindi Mounier nei primi anni scrive degli articoli, non scrive grandi opere. E qui troviamo appunto uno dei primi passaggi in cui prova, raccogliendo i primi articoli, a giustificare, a raccontare quello che hanno provato a fare. E dice: la gioventù dei trentenni è particolarmente educata male. Ecco, vi invito sempre a pensare un po' ai luoghi comuni e al modo in cui anche oggi, no, ci rivolgiamo spesso al mondo dei più giovani. Non cambia nulla nel tempo, non cambia nulla nel tempo. La percezione di contrasto tra le generazioni è sempre viva nei contesti sociali. E qui Mounier prova a difendere un po' l'irruenza anche di una serie di interventi, loro appunto da giovani, perché il tipo, diciamo, di linguaggio che utilizza effettivamente non è sicuramente accademico, ma non è neanche, come dire, velato nelle cose che dice. Mounier è molto, molto diretto, molto dirompente. E,
Sicuramente il rimprovero che gli è stato fatto da altri autori, anche da Maritain per certi versi, è stato quello di scoprire, dirà anche questo di Lamounier, di scoprire la Luna, ecco, dire, ma insomma, arrivate voi, arrivate a 20 anni, ci dite cose che tutti già conosciamo, no? E lui risponderà anche, sì, ci rimproverate di aver scoperto la Luna, ma noi la scopriamo perché voi non la sapete più guardare. Quindi c'è tutta questa dialettica proprio di percezione del rapporto tra generazioni. E su questo vi ecco, invito a leggere con calma poi questi passaggi, ma così per sentire il tono leggete questo. Dice, non sarebbe stato così grave il secondo capoverso se questi giovani trentenni, reduci dalla guerra, ecco, e dalla, non perché l'abbiano fatta, ma proprio perché l'hanno sentita, ecco, l'hanno vissuta da più giovani, si fossero trovati quasi soli ragazzi e uomini d'età, quindi se al termine di questa vicenda ci fosse stato questo ritrovarsi insieme ma senza mediazione. E guardate il linguaggio che c'è poi, se non ha qualche parallelo con quello che viviamo noi oggi, dice, ma quelli che detenevano i posti di potere di maggiore levatura non erano neppure persone anziane, ma soltanto vecchi, mummie, fin dalla loro lontana giovinezza, sentite là il linguaggio che utilizzano, erano dovunque e 20 anni dopo sono ancora dovunque. Quelli che hanno fatto la guerra sono stati raggiunti per loro conforto da una parte di questi, mentre gli altri trascorrono ora insieme a noi la loro giovinezza ritardata. Allora, vedete la fotografia di un'epoca, no? In cui in qualche modo la percezione dei trentenni è che le leve del potere, chiamiamole così, sono tenute ancora da quelli che hanno fatto la guerra, che sono sempre gli stessi, sono sempre lì da 20 anni, ecco, e accanto a questa cosa qua, accanto a questi che hanno il potere, ci sono quelli che vivono dopo 20 anni la loro giovinezza ritardata, cioè quelli che non hanno potuto accedere alla stanza dei bottoni e che comunque ancora premono lì per entrarci, no? Però al di là, diciamo, della questione del potere, che è sicuramente importante, credo sia una fotografia interessante del fatto che anche negli anni 30 c'è la percezione di una generazione che viene sacrificata. Questo è molto chiaro. Ecco. E noi oggi lo viviamo, credo, allo stesso modo. Viviamo, poi appunto, chi qui un po' lavora anche nell'ambito dell'università, della ricerca, ecco, di questi settori qui, sa benissimo che siamo fermi da almeno un paio di decenni, dall'ultimo sicuramente. Ecco. Sono persone che sono maturate in età, maturate anche in sapienza, ma senza la possibilità di prendere un ruolo che sicuramente loro compete generazionalmente anche nella dimensione sociale. E se avete questa percezione, se l'avete voi, se la riconoscete in qualcuno che incontrate, con cui parlate, ecco, fate capo su questo sentito, perché è quello che ci spiega anche il tipo di irruenza di Mounier e il modo in cui entra nei dibattiti. Quindi questo è il primo aspetto, ecco, della sua realtà, ecco perché volevo proporvi questo tema dei trentenni. Secondo passaggio, lo prendo dalla fine, rivoluzionari, e trovate l'altro testo, l'esigenza rivoluzionaria. Ecco, teniamo conto che siamo in un periodo in cui in ogni caso cominciano a profilarsi una serie di idee forti che non sono ancora maturate del tutto nel senso dei totalitarismi, non c'è sicuramente una percezione ancora così netta di quello che accade in Russia, per esempio, per quanto ci sia stata una diaspora, per quanto ci siano diversi autori che arrivano in Francia, abbandonano la Russia. Ma voi immaginate appunto in un'epoca in cui non c'è Twitter, non c'è Facebook, non c'è niente di niente, le informazioni anche viaggiano con lentezza, sono racconti, sono cose che ancora non si riescono a vedere fino in fondo e che poi matureranno soprattutto nel tempo. Quindi ecco, c'è l'idea di confrontarsi ancora con uno spirito rivoluzionario, per certi versi percepito come positivo, ma che appartiene appunto alla cultura marxista. Da questo punto di vista siamo in un'epoca che discute di idee forti, sicuramente. Ecco, quindi Mounier sa benissimo che quando utilizza la categoria di rivoluzione si confronta immediatamente con quell'orizzonte lì. Poi la sua critica sarà anche, ovviamente, ma più avanti, ecco, alla metà degli anni 30, rispetto anche al fascismo. Una piccola nota, sempre così biografica, interessante ricordare, che Mounier nel 1936, se non ricordo male, viene in Italia per partecipare al congresso degli studi corporativi del fascismo. Quindi un autore che era comunque interessato a capire dal punto di vista socio-economico quali alternative organizzative ci fossero tra il comunismo e il capitalismo che lui criticava molto. Ecco, quindi
dopo è del 35, scusatemi, il convegno, nel 36 ripubblica la sua relazione che ha tenuto al convegno, la cambia moltissimo proprio perché nel frattempo partono un sacco di cose, inizia la guerra di Spagna, ci sono tutta una serie di movimenti anche europei molto diversi. Poi scusatemi, io vi lancio un po' di cose, nel senso che dopo anche nel dibattito, se avete curiosità e se potrò rispondere anche sugli spunti storici che vi lascio, ci ritorniamo. Allora, l'esigenza rivoluzionaria qual è? Mounier ci tiene molto a questo, a dire che la rivoluzione non è una questione unicamente sociale. È sociale, ma è anzitutto un aspetto che riguarda la persona. La rivoluzione, lo vedete nelle prime righe, dice questo, ci sono parole a cui si pensa soltanto con timore, per esempio la rivoluzione deve essere solo bagliore di rosse fiamme, no, la rivoluzione è un tumulto ben più profondo. Metanoete, mutate il cuore del vostro cuore, e nel mondo tutto ciò che è stato contaminato. Poi qui potete andare avanti a leggervi l'invettiva che Mounier scaglia, ed è un'invettiva, attenzione, non soltanto rispetto all'orizzonte della cultura marxista con cui era molto in dialogo in effetti, salvo che appunto per una serie di critiche su alcuni aspetti ideologici, ma è una critica anche allo stesso tempo al mondo ecclesiale dell'epoca. Quindi non è soltanto dire esistono, come dire, degli avversari per idee, ma esistono anche dei limiti che dipendono da come si è strutturata e come è entrata nei gangli del potere civile la cultura cattolica e la Chiesa cattolica. Quindi Mounier in questo è molto molto severo. Vede tutta una specie di, tutta una commistione, ecco, di quieto vivere, di conservatorismo, potremmo dirlo anche nei suoi termini, che vede molto impastato con la cultura cattolica e sente moltissimo questa frizione. Lui scriverà pagine veramente durissime da questo punto di vista, cercherà di fare molti conti tra personalismo e pensiero cristiano e tradizione cristiana, proprio perché sente in qualche modo che l'appello alla rivoluzione interiore viene dall'esperienza cristiana, ma dall'altra parte sente anche che la declinazione sociopolitica che per lo più le forze politiche che si ispiravano al cristianesimo hanno dato in Europa, erano improntate a una conservazione dell'ordine soprattutto. Tant'è che lui la sua grande critica la farà al cosiddetto disordine costituito, no? Proprio rispondendo ai richiami all'ordine costituito, lui diceva no, quello è un disordine costituito. Ecco perché c'è una rivoluzione che diciamo si espande a livello della critica sociale, ma nasce proprio da un'ispirazione più profonda che di tipo spirituale, su cui poi entriamo in maniera un po' più marcata anche nella seconda parte del colloquio. Ecco, quindi trentenni rivoluzionari, no? Ecco, spero almeno questa prima pennellata che sia un po' così almeno passata. Non è soltanto un giovanotto con idee un po' brillanti, una testa calda che scrive alcune cose, ma è una persona che legge la realtà a partire da un'esperienza spirituale e a partire da quell'esperienza lì elabora la sua critica e non risparmia colpi a nessuno, assumendosi anche le responsabilità, ecco, in questo senso, perché appunto la pubblicazione non è soltanto fare due chiacchiere al bar, ecco, è fondare una rivista, è creare tutta una rete di intellettuali, coinvolgere intellettuali molto più anziani di lui, appunto Maritain era nato nel 1882, quindi ecco, immaginate, è una persona che insomma aveva ben più anni di Mounier, eppure riesce a portarlo dentro in esprit e a collaborare, quindi uno che creava tantissima rete, vuol dire che incontrava tantissimo e riusciva a convincere gente che aveva il doppio degli anni suoi a partecipare, a mettersi in gioco e a scrivere. Questa è una prima pennellata. La seconda, ancora di contesto, vi chiedo ancora, ecco, la pazienza di leggere ancora e di sentire ancora questo tipo di pressione che troviamo, è quella parola che ho messo in mezzo, cristiani. Esiste negli anni 30, forse qualcuno ne avrà sentito parlare, un dibattito molto acceso che si sviluppa nel 1931 in seno alla Società di Filosofia Francese, alla Sorbona, sul tema della filosofia cristiana proprio. È un tema che viene dibattuto all'epoca. Nel 1927, vado sempre un po' a memoria, scusate, ma sono, dovrebbero essere giuste le date, Breyer aveva pubblicato una storia della filosofia in cui sostanzialmente negava l'esistenza di una filosofia cristiana, sulla base di alcuni argomenti che per lui erano convincenti. Fondamentalmente l'idea era questa: gli autori del passato, Agostino, Tommaso e quelli che appartengono appunto ai secoli passati,
sicuramente avevano una sensibilità cristiana, ma dal punto di vista speculativo, dice Breyer, sostanzialmente attingevano alla sapienza pagana. Quindi, per capirci, Agostino è Plotino, non è altro per Breyer. Quindi non c'è cristianesimo lì dentro, c'è un po' di zucchero a velo di cristianità che insomma va bene, ci sta sempre bene, si può sposare, ma la struttura non è cristiana. La stessa cosa lo dice per Tommaso, c'è Aristotele e dopo c'è qualche cosetta sopra di cristianesimo. E questa posizione, da appunto storico un po' della filosofia, comincia a creare dibattito, Breyer interviene più volte. Interviene anche Leon Braunschweig, che comunque anche intellettuale importante all'epoca, studioso della storia del pensiero, in qualche modo gli va dietro distanziandosi solo per alcune cose, cioè dicendo vabbè, però di fatto il cristianesimo comunque ha avuto un influsso, non è soltanto una questione personale degli autori, ha avuto un influsso epocale per cui ha condizionato la storia della filosofia. E parte anche dall'altra parte un'altra linea ecco, di contrasto, c'è Jolivet che comincia a scrivere, ma poi soprattutto Gilson, che forse conoscerete meglio come nome, e Gilson invece sostiene che il pensiero cristiano, soprattutto di Tommaso, ma sicuramente anche di Agostino, ha invece delle originalità proprie. Quindi anche dal punto di vista proprio dello sviluppo del pensiero metafisico esistono delle novità concettuali introdotte da questi autori che non vengono dalla tradizione precedente e che dipendono direttamente dalla loro visione cristiana che in questo caso genera una luce dell'intelligenza, così la chiamava Gilson, che consente che ha consentito ecco, sicuramente di mettere a punto alcuni concetti che prima non erano stati individuati. Gilson sostiene che la filosofia cristiana dunque esiste perché esiste un pensiero cristiano e una luce sulle realtà dell'intelligenza e quindi non è soltanto, il cristiano non fa soltanto un pensiero dogmatico, ecco, non è soltanto un esecutore, un ripetitore di altre cose, non è un eco della Sacra Scrittura, ha uno specifico di attività che è attività di pensiero, tant'è che appunto è capace di creare anche concetti nuovi. Voi lo sapete, in Tommaso sicuramente il concetto di esistenza è uno dei concetti più interessanti, il concetto di sussistenza anche perché è un'originalità di Tommaso e tutta la teoria dell'actus essendi è anche tutta roba sua che ha modificato molto la metafisica di Aristotele di fatto anche dal punto di vista soltanto concettuale. Quindi ecco, Gilson ha molti argomenti per ribattere. Si unisce a Gilson anche Maritain sviluppa anche questo tipo di pensiero. Così, sempre per andare sulle cose un po' forse da Twitter oggi, no? Qualcuno diceva all'epoca, vabbè, ma non può esistere una filosofia cristiana come non esiste una matematica cristiana, i numeri sono numeri, o non esiste un'ingegneria cristiana, no? E anche qui però Gilson diceva, sì, ma questa è la solita confusione che si fa tra la scienza e la sapienza. Già Aristotele distingueva la scienza, che è una conoscenza relativa alle cose come sono fatte e alle cose così come si possono trattare, e una sapienza che invece è una questione di visione del mondo. Cioè, gli antichi avevano l'una e l'altra, e quindi non si può pensare di leggere la filosofia cristiana come si legge la matematica. È chiaro che non esiste una matematica cristiana, dice Gilson, ma una filosofia cristiana può esistere. Anche qui vi ho tradotto un dibattito in termini veramente essenziali. Sappiamo che queste cose in parte rimangono attive nel tempo. Nel 1966 Heidegger, nell'introduzione alla metafisica, avrà una battuta sferzante, dirà la filosofia non è altro che l'interrogazione radicale su tutto e sull'essere, e ha quella battuta in cui dice la filosofia cristiana è solo un ferro ligneo, un Holzfege e un malinteso. Però Heidegger non spiega nulla, cioè è il segno che dopo 30 anni è rimasta in aria questa idea che la filosofia cristiana in qualche modo non c'è, ma Heidegger si sente sufficientemente autorizzato da dire facciamo una battuta, neanche non si impegni in qualche forma di spiegazione. Vi do questa pennellata perché è interessante che in quegli anni il mondo accademico pone questo problema. Il mondo accademico lavora molto su questo dibattito, vuol dire che sta percependo una frizione che c'è in Europa tra anime diverse, e in particolare un tentativo o comunque una pressione che tende a relegare l'aspetto della vita religiosa, della vita spirituale, soprattutto all'interno di un privato che non deve avere tangenze con il sociale. Questo è interessante.
Quando l'Accademia discute di queste cose, l'Accademia, lo sapete, arriva tardi sulle cose. Ecco, quando ne discute è un po' come voleva Hegel la nottola di Minerva, no? Che si leva sul faro, ecco, del mattino appena. Vuol dire che la cultura accademica sta recependo un movimento molto più di base, che si sta affermando già in quegli anni. E quindi Mounier percepisce questa cosa, non partecipa al dibattito accademico, ma sente che si è consumato una modalità dei cristiani di abitare il mondo, di abitare la società. Tant'è che mentre Maritain svilupperà in quegli anni un'idea di una nuova cristianità, qualcuno ricorderà Umanesimo integrale forse come testo, Mounier invece già da quegli anni, già dagli anni 30, dice no, la cristianità non esiste più, non esiste un passaggio da una cristianità sacrale come voleva Maritain, cioè dal tempo del Medioevo in cui la Chiesa sostanzialmente governava, a una cristianità profana come immaginava sempre Maritain il Novecento, come una società pluralista, laica e aperta, democratica, quindi non con la struttura temporale della Chiesa a governare, ma comunque informata di una cultura cristiana. Mounier già negli anni 30 dice questa cosa è finita. Non c'è più. Se l'Accademia sta discutendo se esiste filosofia cristiana, vuol dire che la cultura ormai ha vissuto una scissione da cui non si torna indietro. E questa diagnosi è originale negli anni 30. Figuratevi che ancora nel 1984 c'è stato uno degli ultimi dibattiti sul pensiero di sociali forti, filosofici, sul pensiero di Maritain, che si intitolava La nuova cristianità perduta. Quindi la nostra stessa cultura italiana appena negli anni 80 ha cominciato a registrare che effettivamente qualcosa era successo. Ecco, qualcosa era successo. Mounier negli anni 30 dice, ragazzi guardate che andiamo lì. Allora ecco perché anche questa seconda pennellata che mi pareva interessante proprio per capire. Perché Mounier ha fin da principio questa idea che se il cristianesimo ha qualcosa da dire anche alla cultura occidentale, se ha ancora qualcosa da dire, non può più passare attraverso i canali istituzionali. Cioè l'idea che si crea una cultura cristiana, si rianima una tradizione, si trasmette qualche cosa, mettetela come volete, ecco, attraverso soprattutto il potere delle istituzioni, è un'idea fallimentare e perdente. Questo per lui è chiarissimo. Quindi tutto quello che lui prova a fare va in un'altra direzione, che è una direzione di riscoperta, io la metterei così, del potere che ha ogni persona invece di riappropriarsi di linee culturali, di linee spirituali che può trovare significative e di tradurle in forza sociale. Quindi vedete, come dire, non usiamo più la macro leva che immaginavamo che funzionasse, ma lavoriamo su un altro canale che non è mai quello dell'imposizione, ma è quello della convinzione. E quindi invitando soprattutto le persone a percorsi che siano lunghi di riscoperta, perché Mounier è convinto che se la persona scende nella profondità della propria intimità e lì scopre alcune cose che scopre come valide e che scopre come importanti e portanti per la vita, allora non le molla più. E allora questa è una potenza estremamente più ampia rispetto a qualunque principio di imposizione. E ripeto, qui siamo in una riflessione che matura negli anni 30. Voi immaginate, ecco, se avete un po' qualche memoria comunque su quello che accade nel Novecento, la consapevolezza del mondo cattolico, chiamiamola così, di questi processi matura fondamentalmente molto molto dopo il Concilio, sostanzialmente, e comunque anche lì dopo con molta difficoltà. Ecco, noi forse siamo appena adesso, ecco, un secolo di distanza, davanti a questa maturazione forte. Poi ve lo dirò ancora in una battuta finale magari, però come dire, Mounier è un po' contemporaneo di Papa Francesco, ecco, se vogliamo metterla così, però in realtà è contemporaneo di Pio X, quindi ci dirà alcune cose, adesso entriamo un po' nello specifico, ma ce le dice sapendo che la sua formazione è una formazione che viene da lì. Nasce nell'anno in cui il catechismo di Pio X diventa catechismo maggiore, cosiddetto, con ben 993 domande e altrettante risposte. Ecco, quindi il catechismo di Pio X è della fine degli anni, dell'inizio degli anni 80 del secolo precedente, sempre 1884. Ma ecco, ne nasce quando si istituzionalizza quel modo anche di abitare gli orizzonti spirituali e va in tutt'altra direzione. Ecco, interessante questa figura per questi modi.
Bene, detto questo, andiamo un po' a capire meglio che cos'è questa idea di persona di Mounier. Barbara, dimmi te, noi fino, abbiamo detto fino alle 11, eh? Fino alle 11.30, ma voi durate fino alle 11.30? Ma io no, quindi ci fermiamo prima, cioè, vabbè. Allora, andiamo a vedere un po' cosa dice e incontriamo rivoluzione personalista e comunitaria. Vi dicevo prima, non dà una definizione di persona, quindi non troveremo mai natura razionale si individua substanzia, perché Mounier concepisce, ve lo anticipavo prima, la persona come un processo. E quando appunto, scusatemi se faccio anche questi paralleli, ma mi sembrano interessanti se frequentate quei testi o se è la vostra cultura, quando Papa Francesco parla in Evangelii Gaudium dei processi, soprattutto la sintonia è piena, cioè c'è l'idea che la vita umana è una crescita continua, è un percorso. Immaginarla semplicemente come una fotografia fatta in un momento e dopodiché stabilizzata lì è qualcosa che tradisce l'essenza dell'umano e l'essenza della persona. Questa idea, guardate, un'idea che era chiarissima anche nell'antropologia del Medioevo, almeno dal modo in cui lo leggo e lo studio, Tommaso d'Aquino ha esattamente questa idea qua, ma è certo che questa idea pian piano si è irrigidita. E quindi quando arriviamo nel Novecento, nelle codifiche della cultura cattolica, siamo ancora davanti a una attenzione ad un'indole che è più definitoria. Vi porto nel 1934. Prendiamo un, non ve l'ho fotocopiato questo, ma è soltanto una citazione che vi riassumo. Siamo all'interno di un articolo di Esprit che si chiama Rivoluzione personalista, proprio, quindi termine della rivoluzione e della persona. E Mounier individua per la persona tre dimensioni che lui chiama essenziali. Quindi comincia a andare, sembrerebbe verso una definizione, ma in realtà vedete che dice dei movimenti sostanzialmente. Le tre dimensioni sono la vocazione, l'incarnazione e la comunione. Su questi tre elementi lui comincia a sbozzare l'idea di persona che poi porterà avanti e che articolerà sempre di più in quello che saranno i suoi scritti. Vocazione che cos'è? Vocazione per lui è comprendere quale sia il proprio posto nel mondo e comprenderlo, attenzione, però attraverso un percorso che porta all'integrazione di sé, dice. Cioè io sono sempre più capace di capire cosa sono chiamato a fare, e quindi già il fatto di dire c'è una chiamata vuol dire che c'è una relazionalità di fondo, ma sono capace di capirlo quanto più mi integro dentro me stesso, quanto più riesco a vivere in maniera più pacifica e più governata politicamente, ci avrebbe detto Aristotele, le tensioni che sperimento dentro di me. È un po', vedete, l'idea della molteplicità a cui ciascuno di noi è aperto, no? Che è un po' anche l'idea della possibilità di scegliere tantissime cose, di tenere aperte mille strade. E Mounier in questo comincia a dire, sì, da trentenni noi avvertiamo questa pressione, potremmo fare tutto, no? Potremmo andare in qualunque direzione, potremmo iscriverci a qualunque facoltà finita la scuola superiore. Ma a un certo punto occorre cominciare a scegliere, poi entreremo anche in questo tema, e per lui la vocazione è questo, cioè comincio a capire meglio dove devo stare, se comincio a capire quali sono le decisioni importanti che posso prendere nella vita, e questo accade soltanto se vivo sempre un processo di maggiore integrità in me stesso, se non sono diviso in me stesso, questa è l'integrità che vede Mounier. Quindi vedete, il tema della vocazione non è giocato in termini, come dire, religiosi, no? Ma è giocato in termini molto laici, è una questione di interiorità soprattutto, di vocazione, di risposta a quello che è il proprio ruolo, no? È chiaro che alle spalle c'è l'idea che per ciascuno esiste una storia, per ciascuno esistono degli sviluppi possibili e alcuni sono più integranti, altri possono essere meno adatti per una persona, siamo tutti diversi, quindi in questo senso c'è la custodia anche della pluralità, ma questa è la prima grande coordinata, ripeto, la vocazione che mette un po' in campo. La seconda coordinata è questa, l'incarnazione. Allora, qui è molto bello come la declina sempre Mounier, perché l'incarnazione non è soltanto il dire, vabbè, siamo situati, no? Siamo in un tempo, in uno spazio, in un'epoca, in un clima culturale e abbiamo dei limiti. Sì, questa è la fotografia, questa è la fotografia.
È una fotografia che però ha almeno due grandi risvolti e che poi lui cercherà anche di sviluppare, anche se non, uno non del tutto. Il primo interessante è cioè il senso della corporeità. Ecco, poi il tema della corporeità sarà uno dei grandi temi della filosofia francese, poi anche e soprattutto via via anche nel secondo Novecento. Ma l'incarnazione per lui è proprio la dignità della corporeità. Quindi vuol dire che tutto quello che appartiene alla nostra persona, in termini anche fisici, è qualcosa di non accessorio. Non appartiene sicuramente all'ordine dell'ambiguo, del male o di quant'altro. Qui siamo lontanissimi da qualunque senso anche morale di svalutazione della corporeità. Per Mounier l'incarnazione è questo. Tant'è che lui in alcuni scritti, uno in particolare, l'avventura cristiana, sarà molto duro con tutte le interpretazioni di tipo neoplatonico o platonizzante per alcuni aspetti della terminologia paolina. Ecco, tutti i termini carne, eccetera, in Paolo, per Mounier, quando vengono identificati come la corporeità e in questo senso come la negatività, sono tutte sovrastrutture di interpretazione che non appartengono alla tradizione cristiana e neanche ormai oggi lo sappiamo a quella che è il linguaggio paolino. Quindi per dire che lui senza strumenti esegetici particolari, ma attraverso questa intuizione di fondo che porta con sé, riesce a capire che il tema della corporeità è fondamentale e anche nella tradizione cristiana non è assolutamente connotato in senso negativo, o non è da connotare in senso negativo, anche se in parte la tradizione cristiana poi l'ha fatto per alcune semplificazioni. Però vi dicevo un'altra cosa più interessante ancora è il senso dell'incarnazione come accoglienza di quelli che sono i limiti. Limiti di che tipo? Non tanto i limiti, diciamo, fisici, ecco, non possiamo fare certe cose, quanto il fatto i limiti di risoluzione dei problemi. Per lui incarnazione è questo. Dice, usa un'espressione spesso così colloquiale, a voler fare l'angelo si fa la bestia, dice, no? L'uomo non riesce, secondo lui, strutturalmente a risolvere le situazioni. Quindi ne siamo in qualche modo chiamati, fa parte di questa chiamata che lui vede, ad abitare situazioni che sono contraddittorie spesso irrisolvibili, aperte, ecco, e l'ambizione di chiudere, l'ambizione di trovare sempre le soluzioni, di uscire sempre con una chiusura che salvi tutto, non è cristiana, secondo lui, non è la sua tradizione questo. E quindi incarnazione significa accogliere l'incompletezza. Questa è la traduzione forse più forte di questa sua ispirazione. E allora dice, non significa evadere dalla vita sensibile, queste sono parole sue, ma trasfigurarla. Quindi trasfigurare significa, nella sua ottica, imparare a leggere l'incompiutezza, la limitatezza, il fatto che le cose rimangono aperte, con altri occhi. E questo, guardate, è esattamente quello che poi oggi, con l'altro linguaggio, noi chiamiamo la dimensione processuale della maturazione personale. Cioè sapere che non c'è una fine, non è che diciamo vabbè adesso arriviamo fino a lì, una volta che siamo arrivati siamo tutti a posto, ci fermiamo e abbiamo ottenuto quello che bisognava ottenere. No, è un processo continuo e sempre aperto. Quindi l'incarnazione è una grande tensione. La terza dimensione è quella della comunione. E comunione per lui è dedicarsi agli altri soprattutto. La tradurrà in molti modi. La traduce, vi leggo soltanto questa parte, come degli esercizi, anche questo è un aspetto che va commentato, la comunione essendo questa idea dello stare insieme agli altri, dirà che una comunità è una persona di persone, userà questa definizione molto particolare, una comunità è una persona di persone, quindi vuol dire che è una realtà capace di integrare le sue parti, così come la persona con la vocazione integra se stessa, è una realtà capace di incarnazione, quindi di accogliere i limiti di ciascuno e anche i propri limiti, ed è una realtà appunto di comunicazione perché crea legami. Quindi usa la parola persona addirittura per parlare della comunità. E dice così, un passaggio bello sempre, almeno a mio avviso, dice tre esercizi essenziali della formazione della persona sono dunque la meditazione per la ricerca della propria vocazione, l'impegno, ossia il riconoscimento della propria incarnazione, e la rinuncia, vale a dire l'iniziazione al dono di sé e alla vita altrui. Quindi vedete che la comunione per lui è questo fondamentalmente, maturare in una logica che è la logica della donazione e non del prendere per sé.
sottolineo soltanto quest'idea che stiamo parlando di esercizi. Esercizi. Non sta dicendo compiti, non sta dicendo compiti, non usa questa parola. Non usa la parola dovere, per esempio, ma usa la parola esercizio, per dire che esiste una dimensione della crescita personale che consiste in questo proprio, nel provare delle soluzioni, nell'esercitarsi lungo alcune dimensioni, perché poi pian piano questa esperienza che si fa e questa abitudine che pian piano si contrae a scendere in se stessi, ad occuparsi degli altri, eccetera, eccetera, diventa quel supporto che alla fine rende agile la scelta nei momenti veloci, nei momenti in cui non si può star lì a pensare. Qui se avete qualche voglia di fare collegamento, capirete che sotto, anche se in maniera implicita, c'è una tradizione forte di pensiero, la tradizione delle virtù, degli habitus, tradizione che dice quanto più si allenati, si acquisiscono delle abitudini buone, diremmo in questo senso, tanto più quel patrimonio va in lavoro esattamente nel momento in cui noi agiamo spontaneamente. E quindi l'esercizio è fondamentale, perché se noi immaginiamo di poter cambiare le cose solo perché abbiamo fatto bei pensieri su come si potrebbero cambiare, ma non ci abbiamo provato, nel momento in cui dobbiamo agire, quello che va in lavoro non sono i bei pensieri, ma sono le abitudini che abbiamo. E se le abitudini non sono riformate, andremo da tutt'altra parte rispetto a dove ci mandavano i nostri bei progetti. Questo per Mounier è chiarissimo. Ecco perché parla di esercizio e non di altre cose più vaghe o diciamo più intellettuali. Piccolo passaggio importante, e attraverso questa idea di persona che comincia a sbozzare, ecco, Mounier si contrappone soprattutto al grande pericolo che lui vede in quegli anni, che è il pericolo dell'individualismo. Anche qui apro e chiudo una parentesi, scaramucce filosofiche sul significato dell'idea di persona e su quella dell'idea di individuo. Ecco, sapete che interverrà anche Maritain da questo punto di vista nella Persona del bene comune, che è un testo del 46, quindi successivo, ma recupera delle conferenze. Maritain discuterà su quali sono i personalismi, dirà che esistono almeno una buona mezza dozzina di personalismi diversi nella cultura degli anni 30 e riprenderà queste due nozioni di individuo e di persona, provando a dire ma in che rapporto stanno. Perché Mounier all'epoca aveva fatto una polemica fortissima contro l'individualismo e contro la vita dell'individuo. Quindi l'individuo per lui raccoglieva simbolicamente tutto il negativo, adesso vedremo perché, la persona tutto il positivo. Maritain, dal punto di vista invece filosofico, avrà un'idea un po' diversa, che credo sia più corretta nei termini diciamo proprio tecnici, e qui vedete che recupera quell'individuo a sostanze di prima Maritain. Cioè dice, noi siamo allo stesso tempo individuo e persona. Siamo individuo per quello che riguarda tutta la nostra esistenza proprio più fisica, dice Maritain, perché siamo un'unità che però è distinta anche dal resto, il principio di individuazione è questo. Siamo un'unità che comunica ma non allo stesso modo. Il nostro corpo, questo proprio in senso è anche molto interessante così, molto aristotelico, il nostro corpo è uno e tiene insieme tutte le nostre parti, no? La nostra anima tiene insieme tutto questo, dice anche sia Tommaso che Aristotele, ovviamente Maritain con loro. Allora l'individuo non può essere una nozione negativa di per sé, rappresenta il nostro limite, però dice la persona rappresenta tutta la dimensione spirituale che noi abbiamo, noi siamo insieme, individuo e persona, dice Maritain. E però per recuperare quello che diceva anche Mounier introdurrà altre due nozioni, e per farle sempre complicate le cose, i filosofi fanno così, e dirà che esiste appunto l'individualità e la personalità. E cioè, per sempre questo, siamo sempre ancora alla parentesi Maritain, è questa. L'individualità è una direzione di sviluppo del nostro essere umano che porta verso un orizzonte morale che è quello della chiusura, cioè cresco, ma cresco prendendo e quindi facendo della mia vita morale uno specchio della mia vita fisica. La nostra vita fisica ha bisogno di prendere. Ecco, se c'è qualcosa da mangiare, si mangia e si prende, c'è poco da fare. E se dobbiamo dividere una mela, bisogna dividerla in due, non è che si moltiplica quella roba lì. Quindi c'è una dimensione della vita che è quella che chiede di prendere. Ma se abbraccia tutta l'esistenza, allora quella è la crescita dell'uomo nel senso individualista proprio. Quindi anche la dimensione morale diventa una dimensione di pura presa sulla realtà.
Se invece si cresce nella dimensione della persona, quindi con un processo di personalizzazione, c'è sempre Maritain in questo caso, allora lo spirito si espande nel senso del donare, della capacità di dono. Vedete che in questo senso un pensatore che aveva un po' di più attenzione forse per i concetti, però viene influenzato fortemente anche da questo trentenne entusiasta e in qualche modo molto produttivo, perché di fatto quello che farà Maritain sarà recepire le indicazioni che ha dato Mounier. Mounier dice questo, dice la vita o va nella direzione del prendere per sé e quindi diventare un centro di attrazione della vita e di consumo, oppure la vita va nell'altra direzione, che è quella di imparare sempre di più il dono di sé e l'attenzione alla vita altrui. Quindi due direzioni, due logiche completamente diverse. Questo è un elemento che dobbiamo sicuramente nell'ambito del personalismo degli anni 30 a Mounier. Ancora un piccolo affondo per dirvi così quanto Mounier ha colto alcune cose veramente di grande spessore. Lui dice che l'individualismo che cosa fa essenzialmente nel cittadino? Dice che reputa sufficiente, queste sono parole sue, nel cittadino la capacità rivendicativa. L'individualismo si costruisce sulla capacità rivendicativa del cittadino. E guardate che questa è un'intuizione potentissima. Provo a spiegarvi perché credo sia estremamente potente. Quando vi faccio fare ancora un salto indietro, ecco, nella storia del pensiero, ma insomma, vabbè, dopo quando state per stramazzare, alzate la mano e parliamo di altro, veramente, ma insomma. Quando i medievali e Tommaso in particolare si chiedono che cos'è il male e hanno bisogno di capire in profondità questa realtà, perché si rendono conto che la vita di tutti è segnata dal male, sono davanti a un problema molto preciso, e cioè com'è che il male segna le vite di ciascuno e com'è che si propaga. Questo è un problema importantissimo per la filosofia, perché quando noi riconosciamo il male, lo riconosciamo sempre come qualcosa che non vorremmo toccasse la vita nostra e la vita degli altri, eppure ce lo troviamo sempre tra i piedi, potremmo dire, e ci scopriamo addirittura autori del male. Questo è un grande mistero che ha sempre appassionato la filosofia. E quello che hanno visto già gli autori medievali è che tutto questo inizia soprattutto dalle esperienze di torto, dei torti subiti. Noi entriamo nel mondo in qualche modo e cominciamo a riflettere, ragioniamo sulla vita, sempre a partire da questo urto del male sulle nostre storie. E questo fa sì che quando noi ci sediamo socialmente a qualche tavolo in cui discutiamo di cosa si può fare insieme, è vero quello che dice Mounier. Cioè il nostro atteggiamento in prima battuta è sempre di tipo rivendicativo. Se noi sediamo a un tavolo di trattativa, siamo sempre lì, fondamentalmente, perché in prima battuta chiediamo che ci venga restituito qualche cosa che avvertiamo ci è stato tolto. Non dalle persone che sono sedute al tavolo magari, ma nella vita qualche cosa ci è andata storta, qualche cosa se l'è presa qualcun altro e pensavamo che spettasse a noi, ci sentiamo vittime di ingiustizia. Questo sentirsi vittime di ingiustizia, averla anche subita alle volte realmente, è il punto di partenza per tutti. Allora, il grande problema che colgono già i pensatori antichi è questo. Com'è che noi arriviamo in una situazione che è relazionale, che è di rapporto con gli altri, con questo portato, con questo vissuto, e com'è che facciamo a non propagare tutto questo? Com'è che non facciamo ad abitare le discussioni e così le prospettive anche sociali, non a partire dalla rivendicazione? Guardate che è difficilissimo, è difficilissima questa cosa. Tant'è che Tommaso aveva capito che questo è il grande problema, perché il male quando ci segna, da una parte ci porta ad agire allo stesso modo, hanno tolto a me, adesso quando posso tolgo io a qualcun altro, e così è fatta giustizia. Questo ci porta a fare il male. Non soltanto ci porta ad agire in quel modo, ma l'urto del male ci segna e ci rende più incapaci di compiere il bene. Ed è una questione spirituale, questo l'hanno capito molto bene gli antichi, tant'è che Tommaso, sempre nel De Malo, adesso mi ero notato anche la citazione giusta di Tommaso, dice la pena, cioè questo senso, no, del male che ci ha visitati, che cos'è? È ogni privazione di un bene di cui uno si può servire per compiere il bene. La pena è la privazione di un bene di cui uno può servirsi per compiere il bene. Quindi vedete, il problema del male è che quando ci urta ci rende più incapaci di compiere il bene.
Per cui noi siamo inclinati ad abitare in qualunque contesto sociale esattamente nell'ottica rivendicativa. Perché quando arriviamo lì non ci viene in mente quello che ha in mente Mounier, e cioè che il problema è cos'è che posso dare io in quel contesto. Ma quello che ci viene in mente è anzitutto cos'è che posso chiedere che mi venga intanto restituito per fare giustizia, e dopo discutiamo di cosa casomai posso dare. Guardate che qui, in termini veramente molto più contemporanei, Mounier ha intercettato un filone profondissimo della riflessione filosofica e ha capito questo elemento, cioè l'individualismo ha come cardine la logica rivendicativa. E il grande dramma è che noi spesso risolviamo la giustizia esattamente nella rivendicazione. E quindi una società che non riesce a gestire bene le relazioni e vede le relazioni come il contesto in cui ciascuno arriva chiedendo la propria restituzione, capite che è una società che non sta in piedi. Voi pensate cosa succede se a questo tavolo, davanti a un problema, tutti ci raccogliamo e tutti veniamo volendo chiedere qualche cosa. Tutti volendo che il sociale, che la società, che sono gli altri che sono con noi, restituiscano qualcosa. Questa cosa che non funziona è proprio. Se abbiamo un paniere di beni finiti, non possiamo tutti chiedere che ci venga restituito qualcosa. Non sta in piedi. E qual è la scelta che deve essere fatta? Ecco, allora, qual è la scelta che deve essere fatta? Già, io dico, beh, il dibattito viene dopo, quindi la domanda la risolviamo per dopo, così magari lei se ne dimentica e io non devo rispondere. No, dopo torniamo su questa cosa, perché è interessantissima. Cioè, vedete, Mounier qui non lo dirà in questi termini, ma adesso vedremo perché è radicato tutto questo, intuisce che noi abbiamo due logiche fondamentalmente nella vita. Quello che dirà, che poi appunto Maritain tradurrà con la logica della persona, che è quello del dare, della generosità degli eroi, dei santi, dirà in qualche modo queste parole proprio Maritain, è una logica di vita. L'altra logica non è una logica neutra, ma è contraria, è la logica del consumo. Allora, da una parte abbiamo una logica di vita che è di tipo rivendicativo, e soprattutto se siamo in contesti più forti in cui subiamo ingiustizia, rischia di diventare una logica di tipo ritorsivo. Quindi ho subito il male, e allora se posso recupero, e se non posso almeno scarico la mia tensione facendo del male o sottraendo qualcosa a qualcun altro. Dall'altra parte l'altra logica è quella riparativa. Riparativa. Vuol dire che provo a capire in che modo, in una situazione che ha uno squilibrio, qual è il contributo che io posso dare di riparazione. E in che modo posso fermare questa catena di propagazione del male. E se ci pensate un attimo, questo lo trovo estremamente affascinante, anche se estremamente impegnativo, ma non a caso ne parla di impegno, immaginate questo circuito, no? Una vittima e un colpevole. Immaginate questo circuito. C'è qualcuno che agisce il male, colpevole, chiamiamolo così, responsabile, qualcuno che lo subisce, la vittima. La vittima cosa può fare? Può propagare il male. Ecco, può rispondere a quel male o rispondendo male al suo autore, oppure può scaricarlo da un'altra parte. E qui mi piace sempre richiamare cose banalissime. Se veniamo via da una giornata faticosa di lavoro e abbiamo litigato con qualcuno sul lavoro e ci portiamo a casa questa tensione, non so a voi, ma a me capita anche così, arrivo a casa, se sono stanco, questo a Trieste, quindi arrivo a casa quando la mia giornata lavorativa finisce a Padova, ci sono 3 ore prima di arrivare a casa. Arrivo a casa e arrivano i ragazzi, magari non è andata male neanche loro, gli do una rispostaccia, lascia almeno che entro a casa, dopo vieni qui fra mezz'ora, ecco, per dire una cosa, no? Capite che quello che è successo nella mia giornata lavorativa, che non ha niente a che fare con il vissuto dei miei figli, ma in quel momento si scarica lì. Allora, dove posso agire io? No? Dove ho il potere di cambiare le cose? Non in ingresso, perché io tante volte non posso, come dire, decidere che non arrivi un certo volume di male quotidiano sulla mia esperienza. Arriva, ci arriva a tutti. Dove io ho potere è in uscita. Quindi il potere maggiore ce l'ho quando sono vittima, non quando sono autore di reato o colpevole. Cioè quando sono in questa posizione del torto e sento il peso del male su di me e sento che questo mi inclina a trasferirlo altrove per scaricarmi, lì, ecco, io posso fare diversamente. Ma ho il potere per fare diversamente? Lo trovo questa risorsa? Ok? Con questo noi arriviamo esattamente al punto nodale dell'idea di persona di Mounier.
Cioè Mounier ha capito, scusatemi, faccio questi percorsi, ma Mounier ha capito questa cosa qui, tant'è che lui, adesso vediamo gli altri due testi, lavora a questo livello. Dice noi riusciamo a rivoluzionare anche la società e quindi le relazioni, il modo di stare con gli altri e le cose che possiamo compiere e cambiare nel mondo soltanto se riscopriamo, recuperiamo il potere che abbiamo di opporci a questa logica che è la logica rivendicativa. Questo è il punto. Guardate, di una lucidità straordinaria, ripeto, qui stiamo parlando di un ragazzotto che ha appena... Sta facendo 30 anni e ci sta dicendo queste robe qua. E quindi questa è la cosa, credo, più originale che lui è riuscito a vedere, sentendo alcuni aspetti. Sicuramente non era uno studioso di Tommaso d'Aquino e di altri, quindi figuratevi, lui sente un po' questa grande tradizione e la declina in questo modo. Scusi, un attimo, mi sono persa, la vittima ce l'ha individuata e l'ha specificata, il colpevole? Il colpevole ha a sua volta potere, ma soltanto quando si pensa come vittima, quando può pensare come posso io fare altrimenti rispetto a questa logica che mi porto dentro e che ho sposato. Se io agito nella vita propagando il male, io l'unico potere che ho è capire come al passo successivo posso non continuare in questa logica. Questo è il potere che ho, che è un potere riparativo. Riparativo. Sì, esattamente. Cioè questo per dire che dopo è vero che qui appunto anche il centro universitario ha ospitato e continua a seguire i percorsi che vengono fatti qui a Padova di giustizia riparativa eccetera, poi ci sono anche tutte le cose che riguardano come si può riparare una relazione tra vittima e colpevole nel senso tecnico di autore di reato e di vittima di reato, ma la posizione antropologica è interessante, cioè capire che mentre noi ordinariamente pensiamo vabbè chi è che deve fare qualche cosa? Il colpevole deve fare qualcosa. Attenzione, sì, il colpevole deve fare le sue cose, ma chi ha veramente il potere è la vittima. E anche il colpevole riesce a fare qualche cosa di innovativo se riscopre nella sua stessa esperienza la sua posizione di vittima. Cioè se scopre che è lui l'anello che può fermare il male che ha ricevuto prima e che sta per mandare avanti. Perché se noi indaghiamo nelle storie dei colpevoli scopriamo sempre che c'è un prima e un prima di un prima. Ecco, che sono comunque dei collettori di violenza che hanno subito da in qualche parte. Ecco. Quindi, ecco, qui siamo proprio al cuore di questo pensiero. Bene, allora, sempre se mi lasciate andare avanti ancora un pochino, come state? No, vivi ancora, sì. No, perché insomma, è sabato per tutti, quindi, ecco, non è che... Io mi sono svegliato un po' prima perché ho un po' carburato, ma magari... Andiamo su due testi. Ho scelto due testi maturi invece questa volta di Mounier. Vi porto sul personalismo. Questo è un testo del 1949 e l'eredità, diciamo, intellettuale di Mounier. Siamo alla fine del suo percorso. Saltiamo alcuni anni, vi dico soltanto alcune cose, cosa succede nel frattempo. Esprit a un certo punto viene censurata, riesce a scrivere ancora per alcuni anni, ma poi ovviamente durante la guerra viene soppressa, il gruppo viene disperso, molti di loro sono imprigionati, anche Mounier lo sarà. Mounier avrà tre figlie, una di queste, la secondogenita se non sbaglio, François, mi pare che si chiamasse, con una vaccinazione antivaiolo, mi pare, contrae una malattia, quindi morirà dopo poco, è ridotto allo stato vegetativo, gli scrive delle cose intensissime sul dolore, su come accogliere questa vita, quindi ha delle esperienze molto forti anche da questo punto di vista, e sicuramente è segnato dall'evoluzione sia della vita personale che del Novecento. Però alla fine della guerra sostanzialmente ricomincia un po' la pubblicazione di Esprit. Ci sono tutta una serie di autori, di intellettuali che pressano Mounier perché condensi il suo pensiero sulla persona e quindi comincia a raccogliere le idee fondamentalmente. Fa una prima pubblicazione del 1947, che cos'è il personalismo? È molto colloquiale, una cosa molto fresca con il suo solito stile, ma dopodiché gli chiedono di lavorare una cosa più sistematica. E quindi esce nel 1949, un anno prima della morte, esce il personalismo, che è il suo grande lascito, e forse il testo direi più noto, ecco,
Vale sicuramente la pena di leggerlo, perché ancora una volta fruibilissimo ancora oggi a distanza di tantissimo tempo, attualissimo per tanti aspetti, è una bella fotografia anche soprattutto nelle pagine iniziali di quelle che sono le consultazioni letterarie di una cultura personalista come la intendeva lui, quindi troverete i nomi degli autori che con questi consultato, cultura francese ma anche tedesca, anche altri, ecco, quindi ecco, veramente un bel testo. Che l'eredità filosofica, accanto a questo ci sarà un altro testo che è raccolto qui, Cristianità nella storia, tradotto in italiano, ma la fu cristianità, è una specie di epitaffio, ecco, della cristianità che lui scrive, in cui condensa quelle idee che aveva già maturato negli anni 30, cioè del rapporto tra cristiani e società. Questi sono i due grandi lasciti, ecco, di Mounier, maturi, sempre del 49, ecco. Allora, nel personalismo voi trovate cose, capitoletti piccoli, ma ho selezionato per voi soprattutto questi, diciamo, su quello che riguarda la vita della persona e questo movimento, che lui, così, a livello di titolo generale, dice un'introduzione familiare all'universo personale. E uno degli aspetti fondamentali per lui è questa conversione intima, ecco, e il primo paragrafo che vi ho selezionato è questo sul raccoglimento. E leggiamolo un po' insieme, ecco, vi chiedo perdono perché è un po' lungo, però lo potete credo gustare, perché non è, ecco, se dovessimo leggere Tommaso sarebbe molto peggio, ma in questo caso qui ce lo possiamo anche gustare. Vi lascio le prime righe e parto così, che sono un po' di richiami filosofici, ma parto a metà del primo capoverso solo per brevità. Lui osserva questo, che l'uomo del divertimento, ed è interessante, siamo nel 47, nel 49, l'uomo del divertimento, usciamo da una guerra, eppure lui vede questo, e in senso anche tecnico, no? L'uomo distratto è quello del divertimento. Noi lo vivremo epocalmente in maniera fortissima oggi, ma la distrazione è qualcosa che già vede lui. Vive come straniato da sé, confuso con l'esteriorità tumultuosa. E così l'uomo prigioniero dei propri appetiti, delle proprie funzioni, delle proprie abitudini, delle proprie relazioni, di un mondo che lo distrae. Vita immediata, senza memoria, senza progetti, senza controllo. Vale a dire la definizione stessa dell'esteriorità e su un piano umano della volgarità. La vita personale comincia con la capacità di rompere il contatto con l'ambiente, di riprendersi, di ripossedersi, per riportarsi ad un centro, raggiungere la propria unità. A prima vista questo processo pare un processo di ripiegamento. Vedete, dà questo ingresso e dice ma sì, ci chiudiamo su noi stessi. Ma questo ripiegamento non è che un momento più complesso. Se qualcuno vi si arresta e vi si dibatte, è intervenuto un pervertimento. L'importante non è infatti il ripiegamento, ma la concentrazione, la conversione delle forze. La persona non indietreggia se non per spiccare meglio il salto. È su questa esperienza vitale che si fondano i valori del silenzio e del ritiro. È opportuno oggi ricordarli. Le distrazioni della nostra civiltà corrompono il senso della quiete, il gusto del tempo che passa, la pazienza dell'opera che matura e vanificano le voci interiori che ben presto sapranno ascoltare soli il poeta e il religioso. I termini propri del raccoglimento, riprendere, riafferrare, ci ricordano tuttavia che si tratta di una conquista attiva, l'opposto di un ingenuo abbandono alla spontaneità e alle fantasie interiori. Il nostro primo nemico, diceva Gabriel Marcel, è ciò che ci pare del tutto naturale, ciò che va da sé, secondo l'istinto o l'abitudine. Noi non siamo ingenuamente delle persone. Tuttavia il movimento di riflessione è anche un movimento di semplificazione, non di complicazione o di raffinatezze psicologiche. Esso va al centro e ci va diritto. E non ha niente a che vedere con la ruminazione o l'introspezione morbose. Un atto lo impegna, un atto lo conclude. Ma questo è un testo che credo sia di un'intensità veramente impressionante. Lo ricollego alle cose che ci siamo già detti, no? Qui credo Mounier ha visto benissimo alcune cose che appartengono proprio alla sua grande tradizione. La prima cosa è la questione del tempo e del processo, ve lo dicevo prima. Vedete che quando lui dice questa idea del gusto del tempo che passa, no? Capire che la maturazione è una questione che chiede pazienza, chiede esercizio per dare dei frutti. E
Cosa può significare questo? Lo prendiamo anche noi per il nostro dibattito, per l'autorizzazione che volete, se volete faremo dopo. Cosa significa vivere dei processi che siano autenticamente formativi della persona e non una collezione di informazioni o di piccoli spezzatini di cose che non si sa bene come sono collegate l'una all'altra. Qui Mounier è proprio ferocissimo in questo senso. Perché la velocità non ci aiuta? Altro modo di leggere quello che sta dicendo. Non ci aiuta perché ci priva dell'ascolto interiore. Che cos'è la velocità nella nostra vita? La velocità è la spontaneità. È quello che diceva Marcel, no? Noi quando agiamo velocemente facciamo quello che ci viene spontaneo. E significa quello che siamo abituati a fare e vuol dire che noi replichiamo in maniera tale quale quello che abbiamo già nella nostra storia, che siano buone o cattive abitudini. Quindi quello, quando noi diciamo ma io per esempio sono come dire, sono autentico perché dico tutto quello che penso o faccio quello che mi viene spontaneo senza trattenermi. Sì, va bene, d'accordo, l'autenticità è questo, ma l'autenticità non è ancora distinguere il bene dal male. Io posso agire spontaneamente, quindi velocemente, seguendo un'abitudine disfunzionale, una mia cattiva abitudine. Se seguo l'abitudine della rivendicazione, sarò assolutamente autentico e assolutamente spontaneo, ma sarò proiettato verso una vita che non è una vita di accrescimento della persona. E quindi se scopro delle abitudini dentro di me, che sono un riflesso di questo, uno dei tanti riflessi di questo modo di agire rivendicativo, devo provare a lavorare su quello. E lavorare su quello significa che cosa? Aprire uno spazio di ascolto interiore, riuscire a sentire dentro di me sia la spinta a rifare quello che sono abituato a fare, sia la spinta ad un agire alternativo. E capire se posso scoprire questa forza di scegliere la cosa che non sono abituato a fare. Cioè, scegliere una soluzione che sia riparativa e non rivendicativa, per esempio, come dicevamo prima. Tutto questo è frutto di un percorso, ma vedete che il preliminare di questo percorso è maturare la capacità di ascolto interiore. Se io non apro questo spazio, sono assolutamente condannato a fare per tutta la vita quello che ho imparato a fare fino a 15, 17, 20 anni. A livello essenziale, a livello di atteggiamenti personali. Dopo imparerò cose tecniche, imparerò come si usa uno smartphone, imparerò chissà quali diavolerie, inventeremo noi tecnicamente nei prossimi anni. Tutte queste robe si imparano, va bene, non è un problema. Ma dal punto di vista personale, le due logiche di vita sono o l'una o l'altra. Allora, finché non si apre questo spazio che viene nel raccoglimento, non riesco a capire dove applico l'una e dove applico l'altra, se la vita va più in una direzione o nell'altra, e non riesco a capire quali sono le contromisure, le contromosse, le contromanovre che posso attivare e che ho il potere di attivare. Quando prima dicevamo il potere della vittima è importante, sì, ma bisogna aprire uno spazio perché la vittima riscopra di avere quel potere e veda quali sono le possibilità reali che ha. E questo è raccoglimento. Quindi vedete che questa prima dimensione dell'esistenza personale è fondamentale. Se noi tagliamo questa parte qui e non abbiamo dei percorsi che ci aiutano ad entrare in questa dimensione, noi ci perdiamo tutto il resto. Perché, guardate cosa succede dopo, noi ci siederemo al tavolo sociale, tutti esattamente, per lo più, con la logica rivendicativa, chiederemo di far valere quella cosa lì, reputeremo che quello anzitutto è giustizia e non riformeremo nulla di nulla dal punto di vista sociale, perché continueremo esattamente a stare, ad alimentare quella logica che intimamente vorremmo cambiare, ma che non abbiamo capito da dove si comincia. Mounier ha capito che si comincia dalla conversione interiore. Vi ricordate la rivoluzione, che cos'è? Diceva all'inizio. Cambiate il cuore del vostro cuore. E poi tutto il resto cambierà anche. Quindi vedete che da quello che scrive negli anni 30, queste intuizioni, poi le condensa e comincia a dirci, guardate, allora va bene, se quella volta ho scritto che la metanoia è fondamentale, adesso vi dico anche un po' di più in che cosa consiste. Prima manovra, questo senso del raccoglimento. E guardate, bellissimo anche questa chiusa, la trovo di una potenza anche psicologica fondamentale. Un atto impegna, un atto conclude. E anche qui, l'incarnazione ci diceva che i processi sono sempre aperti, ma i processi, per essere processi veri, sono passaggi attraverso il fare. Non sono soltanto pensieri di cambiamento, sono scelte, decisioni, sono atti che si compiono. No? Provo a cambiare una cosa, cerco di capire meglio come posso agire in quella situazione, lo sperimento, e dopodiché ascolto quello che la vita restituisce.
e devo avere una visione antropologica e psicologica che mi aiuti a vivere questo processo, un processo di scelte che si fanno, decisioni che si prendono, che si realizzano, e capacità di ascoltare quello che arriva dopo, per capire se quelle voci che ho ascoltato dentro di me erano quelle affidabili, oppure se sono inseguito qualche ispirazione che non lo era. Qui ritroviamo in maniera molto forte tutta la tradizione del discernimento della cultura cristiana. Ecco, in questo Mounier porta avanti queste cose, anche, ripeto, in maniera assolutamente intuitiva, ecco, ma sono perfettamente allineate in questo senso. Quindi lui capisce che gli atti, ecco, sono ciò che costella un percorso e un processo di cambiamento, e che passa sempre attraverso l'esteriorità, realizzare qualche cosa, ascoltare interiorità, capire quello che sta accadendo, rimodificare il mio modo di stare al mondo a partire da quello che ho capito dalle restituzioni degli altri, dell'ambiente, del mio sentire. Ecco, questo è tutto il percorso. Quindi ha ragione di dire che non ha niente a che vedere con la ruminazione o l'introspezione morbosa, come quando uno comincia a farsi mille pensieri, qua, di là, di su, di giù, potrei fare mille cose e non fa niente. Ecco. Pensate, se capita anche a voi, ecco, davanti a delle cose, di stare tanto tempo in sospeso a vagare nelle mille proiezioni di futuro, in tutte le cose che potrebbero accadere, e però intanto non decidiamo nulla. Oppure quante volte nel pensiero, davanti alle decisioni, noi siamo bloccati a pensare quello che prima dovrebbero fare gli altri, perché poi noi appena possiamo mettere in atto qualche cosa. E quindi intanto stiamo fermi e non facciamo niente. Ecco, ma non è vero che non facciamo niente, continuiamo a fare secondo le abitudini. Questo è quello che ci mette un po' davanti. Ok, quindi ecco, questa prima manovra, il raccoglimento. E poi, per andare ad adempiere la promessa, che fra 5 minuti andiamo a prenderci un caffè, vi faccio andare dall'altra parte, e cioè libertà di scelta e libertà di adesione. Anche qui noi potremmo dire, sta dicendo delle cose scontate, ma anche questa volta ve le leggo, perché sono nuovamente qualcosa che prosegue, ecco, rispetto alla riflessione che fa con il raccoglimento, e riprende questo tema della scelta proprio. Quindi, se la persona è libertà di scelta, ma soprattutto come libertà di adesione. E dice: ogni tappa di questa lotta è confermata dal battesimo della scelta. Guardate, una parola fortissima, cioè è un'iniziazione la scelta, questo è, come diceva Kierkegaard. La scelta appare dapprima come la facoltà di colui che sceglie. Scegliendo questo o quello, io scelgo ogni volta indirettamente me stesso e mi costruisco in quella scelta. Per aver osato, per essermi esposto, per aver rischiato nell'oscurità e nell'incertezza, io mi sono incontrato un po' di più con me stesso senza essermi propriamente cercato. Che lui ha visto bene che l'introspezione che si apre, questo ascolto interiore che si apre davanti alle decisioni da prendere, è un incontro con se stessi. E alle volte non è un incontro che vogliamo fare, perché alle volte dobbiamo decidere delle cose che arrivano lì perché le situazioni in cui siamo ce le portano davanti. Non abbiamo deciso noi di stare in quel problema, eppure quel problema ci porta dentro e ci aiuta a scoprirci. La decisione creatrice, spezzando una catena di fatalità, di probabilità, un gioco di forze intimidatrici, finisce per sconvolgere i piani. Si ritrova in preda dell'oscurità e della confusione, ma diviene l'origine creatrice di un ordine nuovo e di un'intelligibilità nuova. E per colui che ha preso questa decisione, di maturità nuova. Solo per opera sua il mondo avanza e l'uomo si forma. Nessuna organizzazione tecnica potrà mai sostituirla. Al contrario, l'incremento della tecnica chiede sempre una maggiore libertà. Cioè, questo tema della scelta ci porta a contatto con noi stessi, il tema dell'integrazione, della vocazione di cui dicevamo prima, che adesso viene fuori, e questa integrazione è la risorsa di cui noi abbiamo bisogno per affrontare anche quelle che saranno le infinite novità tecniche a cui andremo sempre incontro. Tuttavia, dice, una sorta di miopia filosofica ha spostato sull'atto della scelta il centro di gravità della libertà, che invece si trova nella liberazione, che consegue una scelta felice. A che varrebbe la libertà se non ci permettesse di scegliere che fra la peste e il colera? Vedete qui come entra il tema del bene e il male? Cioè, l'idea non è che la libertà è solo decidere, essere liberi di andare da una parte all'altra, ma è prendere una decisione, vedere quello che accade e capire se quel passaggio di vita è liberazione o se è schiavitù. Sono gli esiti la cosa importante. E se gli uomini oggi divengono indifferenti ad essere, non è forse perché non sanno più che farsene?
Certo, essa non manca di una propria bellezza nel suo stesso portamento, nella sua divina superbia, ma non è bella per la sua sovranità se non in quanto può essere salutare. Non è la sovranità su di sé, ma è il lavorare e crescere nel bene che è la salute della persona. Concentrare l'attenzione per la libertà esclusivamente sulla facoltà di scelta significa togliere la libertà alla sua forza e renderla ben presto impotente alla scelta stessa per mancanza di slancio sufficiente. Significa mantenere quella cultura dell'astensione o dell'instabilità che è il male spirituale dell'intelligenza contemporanea. Guardate che proiettate queste cose all'appuntamento dei primi di marzo che noi abbiamo, ecco, e capite di cosa stiamo parlando. Vedete che Mounier ci porta, sembra che ci parli di cose, no, dice, cioè, il problema è che se noi siamo lì e diciamo ma è tutto uguale, non cambia niente, tanto i percorsi sono obbligati e tanto finiamo sempre là, non abbiamo nessun potere di scegliere, di cambiare, sono sempre gli stessi, eccetera, eccetera. Questa roba qui, questi pensieri sono il riflesso di una postura spirituale. E se noi vogliamo provare a cambiare qualche cosa, dobbiamo prima provare a scendere a livello della postura spirituale, questo ci sta dicendo. Capite che è impegnativa sta roba, non è mica da poco. Ma sta mostrando qual è il nesso intimo e direttissimo tra la dimensione spirituale e la dimensione sociale. Questa è una cosa che pochissimi hanno fatto nel Novecento, e Mounier con una potenza straordinaria. Ridurre alla sola conquista dell'autonomia significa incoraggiare quella tendenza dell'individuo a racchiudersi in se stesso che lo rende ottuso e non disponibile. Il movimento della libertà è anche distensione, compenetrazione, disponibilità, non è solamente rottura e conquista, è anche finalmente adesione. L'uomo libero è un uomo che il mondo interroga e che risponde, l'uomo responsabile. La libertà insomma non isola, ma unisce, non fonda l'anarchia, ma è nel significato originale di questi termini religione, religio, legame, devozione. Non è l'essere della persona, ma il modo in cui la persona è tutto ciò che è, e lo è più pienamente che non per necessità. Ma eccoci ormai con queste conclusioni al limite di una nuova visione essenziale della persona. Ecco, vedete, qui arriva ecco, proprio un po' al cuore di quella che è la sua idea di persona, e cioè di una capacità creativa di ascoltarsi interiormente, di discernere il bene e il male, di ritrovare il potere di fare il bene possibile, il bene di cui ciascuno ha il potere, perché su questo potere della persona si basa anche la possibilità di modificare qualche cosa nelle comunità e quindi di rendere una società, che lui dirà esistono un sacco di società ma esiste pochissima comunità oggi, cioè di rendere un insieme di persone che si uniscono per interessi, un insieme di persone che si uniscono per lavorare insieme verso il bene, quello che poi nella sua tradizione sarà il bene comune. Ecco, siamo arrivati alle 11:30, quindi io mi fermerò, ma con giusto due parole, così, ma che poi riprendiamo magari per anche iniziare il nostro dibattito, e mi direte anche voi quali sono le domande che sentite più urgenti, ecco, rispetto a quello che così ho provato a darvi. Ma sicuramente la prima cosa è che la persona come relazionalità è il cardine, una delle cose fondamentali del pensiero di Mounier, però si radica in questa idea della spiritualità in movimento. Non riusciamo ad affrontare il tema della persona in relazione se non partendo dalla dimensione interiore. E non costruiamo socialità se non lavoriamo in noi stessi. Quindi questo è un primo spot. Ecco. Il secondo, rivoluzione e cambiamento. Ecco, anche qui lui usa questa parola rivoluzione e cambiamento, però attenzione a come ce l'ha contestualizzata. Non ogni cambiamento necessariamente è buono. Non ogni novità necessariamente è buona. Noi oggi abbiamo tanta retorica dell'innovazione. Ma si può introdurre qualcosa di nuovo introducendo anche qualcosa di peggio. Quindi il contrasto che noi dobbiamo cominciare a vedere, tanto in noi stessi quanto a livello sociale, è sì tra conservazione da una parte e cambiamento dall'altro, cioè tra conservare quello che c'è e introdurre qualcosa di nuovo, ma sapendo che in entrambi questi panieri poi ci sta il bene e il male. Tommaso avrebbe detto, nella conservazione parlano vizi e virtù, parla il bene anche che abbiamo già sperimentato, ma parlano ancora le nostre abitudini disfunzionali, dobbiamo distinguerle. E così come nelle novità parlano legge e tentazione, diceva Tommaso, vuol dire parlano tutte le istruzioni buone che ci aiutano a vivere e parlano anche però tutte le istruzioni ambigue, quelle che ci portano ancora una volta in quella logica che è di tipo rivendicativo. Ma dobbiamo imparare a distinguere queste cose per creare un'alleanza tra il bene che già appartiene alla nostra storia e il bene che ci viene proposto fuori. Perché se noi invece facciamo alleare
il male di cui già siamo vittime e che sta nella nostra spontaneità alle volte, e il male che viene da fuori, entriamo in circuiti che sono circuiti pericolosissimi. Da servizio sociale vi dico a spot semplicemente che questo è esattamente il circuito della dipendenza, e specialmente da sostanze e da altre cose che sono estremamente deleterie. Il male che già sperimento, attraverso una logica incrementale, si unisce a del male che mi viene proposto fuori, e il mio percorso va sempre più in basso. Ecco, quindi attenzione a questa idea di innovazione, cosa significa introdurre novità e cosa cambiare. Mounier ci ha dato delle indicazioni che sono molto preziose. E poi l'ultima, anche qui, ridiscutere questo rapporto tra personalismo e cristianesimo. Ve lo ridò ancora semplicemente con quello spot del, appunto, del Catechismo Maggiore di Pio X, e cioè capire se qui Mounier non ha visto lungo e dice che un'anima cristiana che vuole provare anche a fare animazione sociale deve in qualche modo ritornare a parlare al cuore delle persone e ritornare a percorrere le strade di questi percorsi molto molto antropologici di cambiamento, cioè ritrovare una connessione a questo livello anzitutto. Perché l'altra leva, che è quella di rivendicare primogeniture, poteri o altre cose, è una leva assolutamente disfunzionale, ma non soltanto perché è inefficace storicamente, ma perché è contraria al movimento della, di crescita della persona, che non è mai un movimento di imposizione, ma è di liberazione, quindi di passaggio attraverso la scelta, la capacità di scegliere, di sbagliare, di rivedere in senso morale anche quello che si è fatto e pian piano di crescere nella logica che è quella riparativa, che è quella della donazione. Quello è il percorso fondamentale, cosa appunto che merita di essere discussa anche proprio nel rapporto tra personalismo e cristianesimo, come lo poneva Mounier. Bene, vi ho già rubato 3 minuti di caffè e mi fermo qui. Io direi che possiamo cominciare la discussione. È interessante, c'era il signor Ferri che però ha lanciato una domanda e abbiamo detto poteva essere una cosa interessante con cui partire, però cerchiamo di informarmi. E allora io vi chiedo se ci sono domande, se richieste di chiarimento, suggestioni, e poi ce ne sono perché durante la pausa arrivano tante domande che poi cominciamo con due studenti del. Volevo chiedere relativamente alle prime due coordinate per la crescita della persona di cui ha parlato, sì. Vocazione e incarnazione, se non le sembra che una certa idea, un certo concetto di legge e di normatività non facciano un problema alla crescita della persona in quel senso lì, e quando parlo di legge a me principalmente viene in mente Lacan e Lévi-Strauss, che tra l'altro anche anagraficamente sono coetanei, più o meno coetanei di Mounier, e soprattutto la cosa secondo me interessante è che quel concetto di legge lì è proprio del cristianesimo, mentre invece per esempio gli esercizi di cui ha parlato, che potrebbero essere, non so, forse riconosciuti anche agli esercizi spirituali, di A2, eccetera, potrebbero trovare un anche nella crescita, nell'antichità, c'è un concetto di legge che per esempio quando ne parla Lacan ne parla anche in relazione specificamente a Paolo, che per esempio i greci non conoscevano. Sì, raccogliamo un po', sì, grazie. Meditazione. Bene, allora, sì, trovo che la domanda sulla nozione di legge sia molto urgente, anche nel senso culturale proprio. La prendo così. Noi abbiamo sicuramente inquinato molto questo concetto, nel senso che l'utilizzo che ne viene fatto
Fino al Medioevo, e qui in mente soprattutto la somma di teologia di Tommaso che fa da riferimento per questo, non è l'utilizzo che viene fatto successivamente e che viene tradotto anche per capirci, se posso fare questi riferimenti, anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, per esempio. Tommaso ha un'idea di legge molto particolare. Se voi andate a rivedere i testi su cui lavora, per lui la legge è equivalente a una pressione interiore. Questo è il significato di legge per Tommaso nel testo della Somma di Teologia. Tant'è che lui ne parla soprattutto nella prima seconda, nelle questioni dalla 90 in poi, e nel prologo, in cui apre tutta questa questione della legge, dopo lì discuterà dibattiti anche contemporanei sulla legge naturale, eccetera, eccetera, quindi su tutta questa normatività, no? E quel dispositivo lì va inteso all'interno del discorso generale che fa Tommaso. Allora, ve lo rifaccio un istante perché è importante per capire proprio questa nozione, come viene trasfigurata poi nel tempo. E quando Tommaso scrive questa parte essenziale della Somma di Teologia, ha in mente esattamente il problema delle scelte da prendere. Allora, costruisce uno schema, diciamo, di interpretazione della vita della coscienza sul modello dell'antichità, come aveva fatto Platone, per esempio. Platone in Repubblica, sapete, dal libro quarto comincia a lavorare sull'idea della coscienza, sull'idea della scelta, e c'è quel famoso apologo di Leonzio in cui dice: ma c'è uno che è combattuto, combatte con se stesso, sceglie una cosa, poi non è contento, che cos'è che combatte dentro di lui? Irascibile, concupiscibile, la ragione, no? Questo è quello che ho detto molto rapidamente. Questo cliché lo troviamo spesso nella storia dell'antropologia, cioè chi ricomincia a pensare comincia a dire: va bene, ma com'è che faccio luce sulla dinamica di discernimento? E Tommaso lo fa lì dentro, lo fa mettendo queste due cose appunto, cioè riconoscendo che dentro di noi, davanti a una decisione, quello che vi dicevo alla fine, esistono delle pressioni interiori che sono la forza della spontaneità, e lì dentro lui riarticola la lezione di Aristotele, vizi e virtù, ma che non è soltanto morale. La sua lezione è importante perché dice: esistono dei principi che lui chiama interiori, e che sono appunto gli habitus e la vizi e virtù, che sono tutte quelle suggestioni che in qualche modo ci spingono, ci urgono a risolvere le situazioni così come siamo sempre abituati. Quando si rompe la routine, e quindi quando non agiamo spontaneamente, cosa succede? Succede che ci fermiamo perché ci confrontiamo con un'alternativa. Qualcosa spezza il nostro automatismo della spontaneità, e a quel punto qualcosa che viene da fuori, Tommaso lo chiama principio esteriore, ha un fascino molto forte, perché riesce a spezzare la forza della nostra spontaneità, e allora noi ci fermiamo e diciamo: caspita, effettivamente potrei cambiare, no? Diventa interessante questa alternativa. Queste alternative che noi abbiamo davanti sono, nel linguaggio di Tommaso, la legge e la tentazione. Tant'è che precedentemente lui dice sono la stessa cosa. Perché tentare, dice lui, significa mettere alla prova. E si mette alla prova, questo lo spiega nel passo precedente, la 114 della prima parse, della Somma di Teologia, tentare si può fare per portare qualcuno a conoscere meglio se stesso e quindi avanzare nel bene, oppure per farlo cadere. Vedete la doppia direzionalità di nuovo, come viene articolata? Allora, quando Tommaso ci parla della legge in questo contesto qua, non in senso deontologico, cioè non come un dispositivo che viene da fuori, che è imposto alla persona, ma il significato originario è una buona ispirazione che invita al cambiamento e che agisce, diciamo, in contrappunto rispetto a quelle che sono le ispirazioni più ordinarie e più abituali della persona. Naturalmente il problema è che tutto quello che viene da fuori noi lo percepiamo come interessante se attira la nostra attenzione, per cui il vero problema del discernimento è capire quali sono delle suggestioni ambigue che sembrano interessanti, ma poi, se messe alla prova del tempo, dell'esperienza e di altre cose, non lo sono, e quali sono invece le suggestioni di cambiamento buone, che hanno quest'altra caratteristica, che più le interroghiamo, più in qualche modo ci convincono e non troviamo obiezioni a farle, salvo la nostra fatica nell'affrontarle. Allora, questa idea di legge, che è quella invece, ecco, in questo la leggo così, cioè se ce l'abbiamo così costruita nel XIII secolo, è perché alle spalle abbiamo tutta la tradizione monastica, che Tommaso conosce molto bene. Quindi sicuramente per quello che è la cultura cristiana e la speculazione cristiana fino a quell'epoca,
legge continua ad avere questa semantica qua, molto chiara, che è appunto il buon invito al cambiamento, non deontologia, non quello che bisogna fare, non ha questo significato qua. Ci sono anche significati giuridici, ma vengono utilizzati a Tommaso come l'ambito metaforico a cui si attingono delle nozioni per parlare in senso proprio di quello che accade nella coscienza. E questo mi sembra molto più in linea, ecco, con altre visioni anche critiche contemporanee che attribuiscono alla tradizione cristiana in toto un'idea di legge in senso deontologico. Ma sono visioni che arrivano e hanno il limite, secondo me, di fare una ricostruzione del significato e anche del significato culturale della legge che risale sostanzialmente fino all'illuminismo Kant e poi un po' indietro fino a Cartesio. Ma da quello che vedo io, anche tanti critici non scendono mai negli altri secoli lunghissimi che precedono. C'è una cesura vera e propria, ecco, una cesura di consultazione, secondo me. Il che ci fa dire anche, credo bisogna fare attenzione anche dal punto di vista storico-filosofico, che dire che una certa nozione di legge come qualcosa di normativo appartenga alla tradizione cristiana, fondamentalmente è vero se si guarda la storia all'indietro soltanto negli ultimi 2-3 secoli, ma è falso se si guarda la storia nella sua complessità. E anche negli ultimi 2-3 secoli rimangono attive molto forti delle linee che seguono invece l'altra versione. Per cui da questo punto di vista è verissimo, e sono molto d'accordo con te, che il termine continua a fare problema oggi. Alcune critiche contemporanee aiutano sicuramente a scardinare una visione molto deontologica e kantiana in questo senso. Attenzione che quello che riescono a scardinare non rivela un vuoto dietro, ma rivela invece una tradizione millenaria che riceve esattamente quello che oggi sentiamo essere più stringente e più interessante anche come idea della legge. Tra l'altro, se andate a vedere quello che Tommaso scrive della legge, dice che viene promulgata da colui che ha cura della comunità. Habet curam, scrive. Le traduzioni italiane traducono, non sa bene perché, di chi governa la comunità. No, di chi ha cura. Cioè, per Tommaso è chiaro che la legge è quel tipo di istruzione e di indicazione che si dà all'interno di una relazione di cura. Lui lì ha in mente esattamente noi potremmo chiamarlo così in termini forse più contemporanei, l'accompagnamento spirituale. E all'interno di una relazione di cura, cioè di una relazione tra persone che si accompagnano, che un'istruzione può essere accolta come qualcosa di interessante anche da sperimentare. È chiaro che se invece siamo all'interno di un setting giuridico o di tribunale, siamo completamente al di là di questo. Questo credo sia una delle cose culturali da riprendere proprio per riconnettere, ecco, un po' questi aspetti. In Paolo ha questo tipo di significati anche la legge. La conoscete, insomma, tutta la critica che Paolo fa alla legge sta su un unico punto, cioè che la legge non consente di cambiare, questo è il punto. Cioè perché ti mostra dove sei, ma non ti dà nessuna forza per affrontare. Tant'è che Tommaso direi invece, il principio esteriore, quando lui lo associa a Dio, dice ti istruisce attraverso la legge e soccorre con la grazia. Cioè il cambiamento avviene perché c'è un'indicazione di percorso e un soccorso, una forza. Non soltanto perché ho visto le cose, se no saremo di nuovo con Socrate, con l'intellettualismo. Ed è interessante questo dire dove arriva questa forza, questa risorsa per agire il cambiamento e sostenere la fatica del buon cambiamento. Quindi questa è una... È vero che c'è tutto questo problema di semantica, trovo molto interessante. Andate a vedere, insomma, se avete voglia, di sabato non si fanno queste cose, ma se andate a vedere il catechismo della Chiesa Cattolica, vedrete che la parte morale è strutturata esattamente come un calco della prima e seconda di Tommaso, però con delle variazioni notevoli nel lessico, perché questo tema della legge, la legge che non è instruit, come dice Tommaso, ma è esattamente il calco della frase di Tommaso dicendo la legge comanda. Comanda. Ma instruit non vuol dire comandare. Instruit vuol dire allestire un percorso, no? Cioè dare un'istruzione, ma è tutto altro rispetto a un comando. Ecco, noi nella trascrizione che abbiamo fatto però abbiamo preso i grandi classici e dopodiché li abbiamo riadattati esattamente con la mentalità che osservavi tu e che giustamente mi pare di capire, ecco, di cui ponevi un po' la problematicità, no? Abbiamo
trascritto qualche cosa che è un'istruzione in un obbligo deontologico. Ma questa è un'operazione appunto che non, cioè, che non sta quantomeno nei testi e non sta nella tradizione. Bene, scusatemi questa incursione in Tommaso d'Aquino, ma è uno dei più grandi che esistano, insomma, vale sempre la pena almeno per me ricordarlo. Meditazione, cosa significa meditazione? Mounier lì non ci dà tantissime parole in più in quel passaggio di rivoluzione personalista e comunitaria, ma se lo colleghiamo a quello che dice dopo, al raccoglimento, meditazione è raccoglimento. Però, ecco, se riesco a intuire un po' la domanda anche dove va, o almeno la interpreto così, per quello che suscita nel mio interrogarmi davanti alla parola meditazione. Meditare che cos'è? È aprire uno spazio semplicemente di silenzio, vuoto, in cui può arrivare qualunque cosa, e disciplinare il silenzio, cioè provare a fare sempre più silenzio, e soffermarsi su qualche tema. Ecco, in questo senso, se colgo un po' la richiesta di approfondimento, è vero che sotto la parola meditazione sta dentro un po' di tutto. Sicuramente nella tradizione cristiana a cui si riferisce Mounier, la meditazione è sempre qualcosa che parte all'interno di un dialogo, quindi a confronto con uno stimolo. Non è svuotamento, ma è mi confronto con qualche cosa che suscita parola interiore, e su questo qualcosa, che può essere un testo, un'opera d'arte, può essere un ricordo, un avvenimento, ma su un contenuto preciso, vedo qual è la parola interiore che matura, che può essere di opposizione, di contrasto, di approvazione, di disagio, di quello che volete, tutto impastato anche con il nostro sentire diverso. Però la meditazione porta al dialogo e al condensare la parola. E dobbiamo sempre collocarlo all'interno della tradizione dell'ascolto interiore cristiano. Qui se vi dicono qualcosa questi riferimenti, la dinamica è un po' questa. Un incontro, per esempio, tipico della tradizione di Mounier è l'incontro con la scrittura. Ecco, noi lo sapete, si utilizza spesso in maniera così anche ampia l'idea della parola di Dio, no? Quello che dopo la lettura nella messa viene detto, no? Ma per questi autori la parola non è l'equivalente della scrittura. La scrittura è qualcosa che suscita un incontro, sorge il dialogo interiore, e in questo dialogo interiore lo spunto della scrittura si impasta con gli spunti che vengono dalla vita. Quindi c'è un dialogo tra la scrittura depositata e la vita della persona. Da questo dialogo sorge la parola, che è sempre rivolta personalmente a chi sta meditando, riflettendo. E in questo senso Mounier è sempre legato al personale, non all'impersonale. Quindi non è uno spazio di svuotamento in cui non c'è nulla, ma è uno spazio interiore in cui crea la possibilità che sorga una parola specifica sulla mia situazione, su quello che sto vivendo, sollecitata da un incontro con la scrittura, e lui lo dirà, lo dice all'inizio, in rivoluzione personalista e comunitaria, quello è l'ascolto dello spirito, e lui dice espressamente, spirito non è una cosa vaga, spirito per lui è quello che si scrive con la S maiuscola, e nella sua tradizione è lo spirito di Dio, quindi ha questo tipo di ingresso. Questo pone alcune domande però, almeno per me. Cioè, non tutte le meditazioni si equivalgono, questo è vero. La meditazione intesa come, per esempio, in senso orientale, come uno svuotamento, quindi un'assenza di parola, non è sicuramente questa cosa qui. Non è sicuramente questo. Ecco. Per quanto per alcuni aspetti, alcune tecniche possano essere simili, sicuramente esistono diverse tradizioni che valorizzano l'apporto della corporeità, la posizione del corpo, la respirazione. Ecco, ci sono tante similitudini nell'introduzione alla creazione dello spazio di silenzio, ma lo spazio di silenzio che è in mente questa tradizione è sempre abitato da parola. Ecco, non è mai svuotato di parola. Quindi in questo sono almeno due cose che vanno sicuramente tenute distinte. Ecco. Non so se le curiosità andavano in questo. Ve la leggo ancora a questo aspetto, vi ricordate cosa diceva alla fine, no? di una delle citazioni? Cioè, lo spazio interiore del raccoglimento termina in un atto, cioè in un fare qualche cosa. Quindi vuol dire che Mounier qui ha intuito un'altra cosa essenziale di queste dinamiche.
e cioè che fra tutti i contenuti di coscienza che noi possiamo ospitare, quelli più interessanti da interrogare sono i propositi, non soltanto le riflessioni astratte, ma tutte quelle idee che ci spingono a fare qualche cosa, perché sono quelle che creano maggiore contrasto. Questo l'aveva capito anche Platone, in quel testo che vi richiamavo di Platone all'inizio del libro IV di Repubblica, lui richiama questo apologo di questo giovane, non so se l'avete mai avuto letto o presente, che fa un percorso, sale dal porto del Pireo, al Pireo avvenivano le esecuzioni capitali, e a un certo punto è combattuto tra il guardare e non guardare. Platone è un genio perché ha creato una situazione secca, no? Cioè se ne esce o facendo una cosa o facendo un'altra, quindi ha creato un caso di indecisione puro. E prova a inseguire questo, lo svolgimento, no, di questo. Allora da una parte è curioso e vuole vedere, dall'altra prova un senso di repulsione, dice Platone. No? Vedete come si organizzano le forze interiori, sono più percepibili perché i desideri sono molto chiari, spingono a fare qualche cosa. Dopo sto protagonista lo farà, andrà a vedere e dopo quando si guarderà le cose non sarà soddisfatto, vorrà distanziarsi dai suoi occhi come simbolica proprio del dire non, quello che ho fatto e che ho inseguito inizialmente pensando che fosse la soluzione più interessante e più buona, la restituzione di vita che ho è che era falso. Ecco, e quindi porto dietro con me qualche cosa da cui vorrei insieme prendere distanza, così come voglio prendere distanza dai miei occhi ma non posso farlo perché altrimenti resto cieco, no? Ecco. Quindi il contenuto della meditazione sicuramente è il più interessante, e questo è unanime un po' la tradizione antropologica antica, sono i propositi. Quindi molto molto concreto e quindi agli antipodi direi dal principio di svuotamento e di distacco dalla vita, invece è proprio un ingresso proprio più possibile sulle situazioni e sulle cose che provocano. Quello è il punto attraverso cui, l'avete sentito anche per Mounier, abbiamo maggiormente la possibilità di conoscere noi stessi, perché conosciamo le nostre abitudini che vengono alla luce così, gli habitus sono rivelati e insieme conosciamo gli ambienti in cui siamo, perché le provocazioni nuove sono quelle che vengono dalle situazioni nuove che incontriamo. Quindi abbiamo due luci che si aprono su dimensioni diverse della nostra vita. Questo è il grande portato di ogni situazione di indecisione. Sì, molto, molto interessante tutto quello che ha detto, Eliane, grazie. Sì, quello che veniva spontaneo pensare da dove viene sto male, no? È una domanda alla quale non ho rinunciato a rispondermi, è una realtà, insomma, quindi è proprio molto concreto, non è nel senso che agisce partendo dalla realtà, insomma. Dopo una domanda tutta filosofica, quella di sapere da dove viene. Non ho trovato nessuno che mi ha dato una risposta, cioè, così, sabato mattina, insomma. Originaria
perché bisogna cambiare proprio logica, non è questa dell'istituzione. Non so se ne sono. Okay. Dunque, un de malum, va bene, d'accordo, allora mettetevi comodi, comode, andiamo avanti per un paio di settimane. Sì, allora, questo credo sia sempre allora, è un grandissimo tema della storia della filosofia, ma perché è un grandissimo tema della vita, questo è chiaro. Allora, la riflessione che noi possiamo fare è questa, cioè vedere l'origine è un grandissimo enigma. Voi sapete che la tradizione israelitica antica ha concepito una grande narrazione, che è un po' il tema di Adamo ed Eva, per poter dire qualche cosa su questa provenienza del male. E se andate a vedere anche quel brano lì, Genesi 3, un brano estremamente interessante perché mostra come il male sorge dall'interiorità ancora una volta, perché lo avete presente tutti, penso, la storiella. Dopo ogni tanto guardate, divertente, se provate a fare questo esercizio o da soli o in gruppo è ancora più divertente scrivere quello che ci ricordiamo di quel testo. E lo faccio ogni tanto con amici o a lezione e vengono fuori cose divertentissime veramente. Perché tutti pensiamo di saperne, in realtà è un testo sapienziale che ha una ricchezza enorme, che sta nei dettagli. Però il dettaglio di quel testo qual è? Che è vero che c'è un fattaccio, che potremmo dire, di disobbedienza, di quello che volete. Però è importante vedere quello che accade prima. Perché quello che accade prima è un dialogo interiore. E questo brano in Genesi 3 si apre con un versetto che è potentissimo perché introduce questa figura del serpente. Ma guardate, non dice che serpente era la più cattiva delle creature, ma dice che era la più astuta delle creature. Quindi nella sapienza di questo popolo antico ci sono due grandi coordinate. La prima è che in qualche modo anche il male appartiene all'ordine della creaturalità, quindi non è un principio originario. Tutte le visioni gnostiche che poi svilupperemo nella storia del pensiero non appartengono sicuramente a quella tradizione lì. Il male e il bene non si equivalgono. Ecco, non c'è un Dio buono e un Dio cattivo. Ecco, questa genealogia gigantesca. Ma la cosa più interessante è che qualunque punto provenga questo male, si insinua nella vita attraverso l'inganno e attraverso il colloquio interiore. Perché i primi passaggi che voi trovate lì sono il colloquio di Eva con il serpente. E sapete che esiste proprio una correlazione, il dialogo è un po' questo. Dice, ma è vero che Dio ha detto che di nessun albero del giardino non dovete né mangiare? E sta roba qui, uno comincia dicendo, è vero che uno sta già sulle difensive, no? E lì scatta già il primo grande sentito dire, perché è Eva che risponde, ma se andate a vedere prima, quando Dio ha dato questo comando, Eva non era ancora stata creata. Quindi c'è già l'autore molto fine in questo senso. Ci fa già capire che tante volte noi riflettiamo dentro di noi sulla base di informazioni incerte che abbiamo. Secondo grande passaggio concettuale che c'è lì dentro è questo: il dialogo procede perché Eva tenta una difesa di Dio. Cioè non dice, sì, è vero, ho detto questo. Dice, no, Dio ha detto che solo dell'albero che sta in mezzo al giardino noi non dobbiamo mangiare e non lo dobbiamo toccare. Questa aggiunta, non lo dobbiamo toccare, non c'è nel comando precedente. Quindi psicologicamente quello che ci dice il brano è che molto spesso nel momento in cui noi ragioniamo molto liberamente, sganciandoci in qualche modo dalla realtà, quindi chiudendoci noi stessi, introduciamo dei pezzi in più o togliamo dei pezzi, cioè ci creiamo dei film, diremmo un po' nel nostro modo contemporaneo, ed è in questo nostro lavorio interiore, sganciato dalla realtà, che il male comincia ad avere presa. Perché è lì dentro che sorgono anche le idee distorte sulla realtà. Da quell'idea distorta, che quella fondamentale sarà quella di un Dio rivale, nascerà la decisione di Eva. Poi guardate, quel brano è favoloso perché, dal mio punto di vista, è anche, ha una grandissima sensibilità di genere. Perché chi è che è capace di dialogo interiore? È la donna, eh? Perché l'uomo, io me lo raffiguro sempre così, con un bel pallone fatto di foglie, che sta lì a giocare a calcio, arriva e dice, vorrei dirti questa cosa che mi è capitata, eccetera, l'altro fa quella faccia un po' ebete, e dice, senti, prendi e mangia, che sennò
Ecco, ma anche per dire che proprio in questa dimensione dell'interiorità c'è una sensibilità femminile che è molto più profonda e che alle volte indulge molto di più al film, cioè a farsi i mille pensieri, e dall'altra parte c'è una sensibilità maschile invece che spesso ha bisogno invece di maturare soltanto per fare spazio, ecco, all'interiorità. Insieme lavorano bene, quello che succede lì è che non lavorano insieme e quindi nasce un po' questa decisione che è una classica decisione presa in due, ma l'ha presa uno perché non ci siamo confrontati, siamo stati un po' superficiali, siamo andati avanti per sentito dire. Quante volte il male nella vita inizia così? Perché in una situazione abbiamo pensato cosa farà l'altro, cosa sta pensando, cosa sta dicendo, sicuramente ha pensato così perché è capitata quella cosa lì, allora se è così io faccio così. E da lì viene fuori un po' tutto. È un conflitto tra razionalità e spiritualità? È un conflitto. Allora, è un conflitto tra voci interiori, questo è il punto. No? Anche qui le rappresentazioni giustamente non sono neutre. Noi, venendo dopo il 7-800, noi tendiamo molto a rappresentare il dialogo interiore come il contrasto tra il razionalismo degli illuministi e il sentire e il pathos del romanticismo. Gli antichi non hanno mai pensato questo, hanno sempre pensato che tutti i nostri sentimenti portano parola. E quindi dentro di noi parlano alcuni sentimenti fondamentali, parla la gioia, parla la tristezza, parla la speranza, parla il timore, tutti questi sentimenti parlano. Ecco, quindi c'è un impasto molto forte tra il sentire e il logos interiore. Non sono sentimento da una parte, ragione dall'altra. Ecco, questa. Allora anche su questa domanda, perché non sembri troppo una divagazione, perché è difficile dire da dove viene il male? Perché alla fin fine noi ce lo troviamo già dentro. E la nostra grande domanda è quant'è la dose di male che io ho subito, in qualche modo eredito da chi, dalla società, dal contesto delle relazioni. Me lo trovo già dentro, non so dire come l'ho preso dentro. E poi la vera domanda diventa quella sulla propagazione. Il mistero è questo trovarcelo già dentro, però se noi lavoriamo in ottica antropologica sappiamo molto bene che quando noi cominciamo a fare queste riflessioni sostanzialmente la nostra vita ha già alle spalle almeno 15, 16, 17, 18, 20 anni di esperienza e in quei 20 anni è già accaduto di tutto. Quindi sicuramente in quei 20 anni di torti ne abbiamo subiti, realmente alcune cose ci sono sembrate un torto, magari non lo erano nell'intenzione di chi agiva, però noi l'abbiamo percepita così e quel carico di male già ce lo sentiamo addosso e sappiamo che pesa sulle nostre decisioni. Quando la teologia elabora il concetto di peccato originale, inizialmente ha in mente questa roba qua. Dopo viene fuori tutta la teoria, ma sì, perché deriviamo da Adamo ed Eva, eccetera, eccetera. Guardate che anche Tommaso su questo, insomma, segue Agostino, però tutto sommato, nelle questioni in cui ne parla, introduce dei dispositivi di pensiero che mandano in tutt'altra direzione. Cioè, deve dire che discendiamo da Adamo ed Eva, perché non aveva altri strumenti per dire che la cosa non aveva senso dal punto di vista genetico, ma ci dedica nulla. Dice, in realtà questa cosa qua dice invece l'esperienza della solidarietà che noi facciamo nel male, per cui tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando. Quando usiamo la parola torto, tutti noi sappiamo di cosa stiamo parlando, perché almeno una volta nella vita un torto l'abbiamo subito e sappiamo come ci si sente. Quindi, c'è qualcuno di voi che non ha mai subito un torto di qualche tipo? No, perché però è una persona senza il peccato originale in quel caso, no, scherzo, non è così il legame, però capite cosa significa? Ecco, non significa che la domanda sia inesplorabile però, perché quello che hanno fatto i grandi pensatori è stato capire, provare ad esaminare questa catena del male. Guardate che quando noi oggi ragioniamo sul fenomeno della radicalizzazione, perché oggi usiamo questa grande parola, stiamo parlando sempre della stessa cosa. Stiamo parlando di un principio per cui io sono all'interno di un percorso in cui sento un'avversità rispetto a un altro e questa avversità che sento, questa distanza, non faccio altro che alimentarla dentro di me, ponendo in essere dei gesti che mi distanziano sempre di più dall'altro e che rendono sempre più divaricati i nostri modi di vedere. È la stessa identica cosa, la dinamica del male. Una volta che sono colpito, comincio a replicare nello stesso modo e quando replico nello stesso modo, l'altro diventa la mia vittima, fa la stessa cosa e la nostra distanza si allontana sempre di più. Radicalizzarsi vuol dire questo, vuol dire continuare a confermarsi nelle abitudini più disfunzionali, essere molto veloci nella reazione, per cui non cambiamo nulla e non introduciamo un principio di discernimento del bene e del male.
Stessa identica cosa, solo che stiamo usando parole nuove e ci sembra che stiamo incontrando fenomeni che l'umanità non conosceva. E lo aspettare, sì, e lo stare fermi però. E in quella, poi l'espressione evangelica, lo sapete, spero che non lo facciate, che non l'abbiate mai fatto, che ve lo raffiguriate, però se noi vogliamo dare uno schiaffo a una persona, ci sono due modi per darlo. Agli schiavi lo schiaffo veniva dato col palmo, cioè col dorso della mano, perché possono stare più in basso. Ma se uno sta più in basso non riesco a dargli uno schiaffo così. Deve stare alla mia stessa altezza. Quindi quell'idea dell'altra guancia sta nel fatto che posso percepire il male e può essere scaricato su di me il male, ma io sto di fronte all'altro con pari dignità. Non sono uno schiavo. Quell'idea è veramente anche molto, molto interessante dal punto di vista proprio dell'immagine che recano. Quindi sì, è la capacità di assorbire il male, però di mantenere la dignità nel farlo, nel sapere perché lo sto assorbendo, perché assorbirlo non vuol dire semplicemente che lo ricevo e non lo restituisco alla persona che ho di fronte, ma devo sapere che quel male che sto ricevendo mi sta segnando, e nelle prossime volte in cui sarò sotto pressione, quel male che mi porto dentro spingerà dentro di me per uscire, per scaricarsi su uno più debole. Quindi il porgere l'altra guancia significa proprio questo, cioè capire cosa significa opporsi alla propagazione del male. Quindi questo, vabbè, ecco, un po' di cose per esplorare questo tema del male, ma guardate che questa idea della catena del male, come si spezza, è uno dei grandissimi temi proprio anche sociali. E così mi collego anche all'altra domanda, che è molto bella, è un pensiero proficuo, ecco, questo della legarsi al sindacato. Questo l'avevo portato, è un testo interessante, una ripresa di Mounier proprio in dialogo tra le generazioni, ma che ha una prefazione, in questo caso l'ha scritta Savino Pezzotta, perché era stata una cosa voluta proprio dalla CISL, quindi all'interno del sindacato, perché Mounier è stato un grandissimo ispiratore del movimento sindacale cristiano. E quindi le origini e l'ispirazione stanno proprio in questa visione qui, che è quella che ha richiamato prima, cioè dell'aggregarsi insieme per promuovere il bene, quindi in senso positivo, e far fronte alle situazioni di male. Ma appunto il movimento qual è poi? Perché se il movimento è inclusivo ed è per tutti, è un movimento che tende a essere riparativo. Quindi tende a dire com'è che noi riusciamo a individuare un modo migliore per vivere socialmente, dando lo spazio giusto alla restituzione dove ci sono gli squilibri, ma comunque lavorando non in senso né punitivo né detrattivo rispetto ad altri. Dopo è vero che il sindacato deve lavorare anche nella concretezza di un paniere di risorse che è, diciamo, limitato. Però una cosa è dire se all'interno del lavoro che facciamo su questo paniere ragioniamo insieme e non siamo in competizione, ma siamo in cooperazione per la giustizia. Altra cosa è dire se all'interno di questo paniere noi siamo gli uni in lotta con gli altri, e quindi una piccola parte lavora per massimizzare il proprio recupero senza preoccuparsi di quello che genera questa prendere su di sé negli altri comparti. Il problema qual è? Che ancora una volta, se non si fa attenzione alla logica del male, chi ne rimette sono sempre quelli che sono in posizione più debole, no? Cioè in un paniere ristretto, via via che io riesco a riprendere voce, ma mi riprendo le mie cose, è chiaro che in senso assoluto le sto sottraendo la torta comune, ma concretamente a chi le sto sottraendo? Ai più deboli e ai più forti. Molto spesso ai più deboli. Cambio settore per dirvi quanto queste cose anche di Mounier sono interessanti. Noi oggi lavoriamo moltissimo anche in protezione dei diritti delle persone. Tutto lo spettro dei diritti si sta arricchendo moltissimo anche di determinazione. Però negli ultimi tempi noi abbiamo concentrato le grandi battaglie di civiltà isolando dei gruppi di persone da proteggere. E questo è un grandioso passo indietro rispetto al 1948, perché il 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo legava la dignità all'essere persona, non usa questa parola, ma proprio all'uomo. Le dichiarazioni precedenti legavano la dignità all'appartenenza alla cittadinanza, erano dichiarazioni dei diritti del cittadino, quindi di colui che appartiene a un gruppo particolare. Passo in più è stato quello di dire, noi proteggiamo le persone perché sono persone, non perché appartengono a un gruppo. Noi oggi in alcune strategie stiamo tornando indietro,
Cioè stiamo dicendo, noi proteggiamo particolarmente alcuni gruppi di persone che ne hanno bisogno, ma in nome del fatto che costituiscono un gruppo. L'effetto è che quando io proteggo un gruppo particolare, quel gruppo è messo al riparo, ma non ho risolto il circuito della violenza e dello scarico del male. Semplicemente questa cosa si scaricherà da un'altra parte. E dovrò appena capire dov'è che si sta scaricando, perché si scarica nel luogo più invisibile, che di solito è il luogo dei più fragili. Quindi vedete che anche nelle strategie sociali di intervento, questo un po' lo vediamo molto dal servizio sociale, perdonatemi se ogni tanto faccio anche queste deviazioni qua, e il vero problema è capire come si contrasta la propagazione del male e la catena di trasmissione della violenza, non come si mettono a riparo singoli individui o gruppi particolari. Questo lo vediamo anche nelle strategie di fronteggiamento al bullismo oggi. Se noi interpretiamo le vittime di bullismo, cerchiamo di categorizzarle, cioè di dire, allora noi dobbiamo proteggere quelli che sono un po' più in difficoltà dal punto di vista scolastico, dal punto di vista fisico, eccetera, cioè individuiamo dei markers di questo tipo, noi andiamo in una direzione pericolosissima, perché l'individuazione della persona su cui si scarica la violenza, questo René Girard l'ha mostrato moltissimo negli studi sulla violenza del sacro, è arbitraria. Non è in virtù di una qualche appartenenza della persona, è semplicemente perché è il più fragile di turno. E in ogni situazione sociale c'è un più fragile di turno. Quindi vedete che il rischio di lavorare soltanto in protezione di un gruppo, che sia a livello sindacale, che sia a livello dei diritti o di quant'altro, è sempre questo, che a noi sfugge la visibilità su chi diventa il terminale della violenza. Quindi l'operazione è di tutt'altro tipo, in questo Mounier ha visto molto bene. Il vero contrasto è nel ridare alle persone la capacità di abitare questo circuito del male e di essere i primi attori della protezione, cioè i primi che fanno argine dentro di sé a questo impulso a scaricare il male sull'altro. Però vedete che anche in questo senso qua noi siamo ributtati davanti a una grandissima domanda, cioè dove la troviamo questa forza? Dove la troviamo questa forza? Perché la domanda alla fine è quella. L'impresa è nobilissima, no? Però capire dove arriva la forza è tutto un altro paio di maniche. Qui veramente avremo il contrasto tra visioni proprio anche della coscienza molto diverse. No? Una cosa è una coscienza chiusa che dispone delle forze che trova solo dentro di sé e una cosa è una coscienza aperta che può essere anche visitata e può essere sostenuta. Sono due grandi interpretazioni della vita della coscienza che sono sempre attive nella storia del pensiero ma che emesso un'alternativa. Nella visione della coscienza chiusa tutto quello che posso fare è conoscere di più, ma non entra e non esce forza da lì. E siamo sempre nelle versioni socratiche, come dire, più vedo dove sta il bene, più divento capace di farlo. Sappiamo che le cose non stanno proprio così. L'altra visione è più critica, nel senso che dice, importante capire quale supporto ci può arrivare alla singola persona nel momento della decisione in cui è sola, nel momento in cui è davanti alle proprie pressioni interiori, perché possa agire diversamente rispetto alle sue abitudini. Ma quella roba lì, o la persona ce l'ha già dentro e allora non si capisce perché sta facendo il contrario di quello che potrebbe fare, oppure vuol dire che deve arrivare da qualcosa d'altro. Ed è una teoria della coscienza aperta che è molto diversa questa. E il punto interessante, noi lo studiamo a servizio sociale perché il nostro punto di domanda è cosa accade nell'inversione, nei percorsi che sono sempre più deteriorativi delle persone. Nessuno riesce a cambiare soltanto perché ha capito che è male quello che sta facendo. Lo smetto quando voglio delle dipendenze è la fotografia precisa di questa cosa qua. La percezione che sono perfettamente consapevole e che in virtù della consapevolezza quando vedo che mi fa male allora ho anche la forza per reagire. Invece arriva puntuale la batosta quando vedo che la cosa mi fa male, scopro immediatamente che non ho la forza per contrastare tutto questo. Da dove arriva quella forza lì? Questo è, guardate che cambia tantissimo anche dal punto di vista degli interventi terapeutici dopo. Perché una cosa è aiutare a entrare in un contesto relazionale in cui ho bisogno di percepirmi come capace di ricevere aiuto a tanti livelli, dalle altre persone ma anche interiormente, e una cosa è pensare che entri in un contesto in cui soltanto esteriormente altri possono aiutarmi, ma poi dentro di me devo vedermela assolutamente da solo. Sono due cose completamente diverse. Perché in una prima versione ci apriamo molto di più a un rinforzo, a quello che è il vero empowerment, diremo oggi, della persona. Dall'altra parte noi andiamo verso una funzione di controllo esterno, cioè riesco a non replicare atteggiamenti di male come consumo di sostanze o altro fin tanto che c'è una relazione esterna che attiva, finché c'è uno che mi controlla e mi sostiene.
Ma il problema è quando io non sono più in presenza di quella persona, cosa succede? Se io non riscopro la forza dentro di stare davanti ai pensieri e di combattere lì, ritorno esattamente dove ero prima. Quindi ecco, per dire che l'antropologia che ci dà delle alternative grandi nel pensare la persona, l'interiorità, non è mai astratta, no? Dopo si concretizza nelle strategie di intervento sociali, nelle strategie terapeutiche personali, ha veramente tante declinazioni che vanno tenute un po' presenti. Ecco, così sempre l'ultima battuta, però noi dovremmo forse anche qui dal punto di vista teorico fare alcune distinzioni un po' più raffinate e dire che all'interno di un sistema di giustizia esistono sicuramente delle esigenze di restituzione che sono qualche cosa di base, perché qualcosa effettivamente tra le persone a volte viene tolto ingiustamente, ma a partire da queste esigenze che sono di restituzione, la giustizia è un atto di restituzione anche per Tommaso alla fine, no? Esistono due linee diverse che sono le linee morali del modo di abitare il percorso di giustizia, e una è quella della ritorsione, che non fa altro che dire: se mi è stato tolto a me, tolgo anche a te, il tema della pena, il tema della punizione, della sanzione unicamente. L'altra è dire: a chi è stato tolto bisogna sicuramente restituire, ma non è la pena la soluzione, ma è una riparazione, cioè è un ingaggio di tutti i protagonisti di quelle vicende perché sia riparato il tessuto sociale, quindi un coinvolgimento completamente diverso. Allora, una è la logica riparativa, l'altra è la logica ritorsiva, terza cosa è la restituzione. Quindi il sindacato qui dove lavora? Sicuramente a partire da questa esigenza che è sociale di restituzione, ma poi come ci lavora? In senso rivendicativo e ritorsivo, cioè individuiamo un nemico sociale con quello combattiamo, o in senso cooperativo e propositivo? Sono due linee diverse. Ecco, sicuramente inizialmente, almeno il sindacato ecco, di matrice cattolica, qui ci sono degli studi interessanti su questo, ha proprio cercato di legarsi a Mounier, che è stato uno dei grandi ispiratori. Domande? C'è Gaia, tu stessa e anche Natale. Quando abbiamo parlato dell'incarnazione, l'abbiamo definita come accoglienza di limiti, soprattutto dei limiti, dell'incapacità di risolvere sempre tutti i problemi con cui ci scontriamo. E allora mi sembra di capire che sia un modo di vivere la contingenza, farsi attraversare da essa e in qualche modo trasfigurarla, quindi essere in grado di rimanere all'interno della contraddizione. Però mi sorge un dubbio, cioè in questa logica aperta, sempre in uscita, non c'è forse anche qui la necessità di un criterio oggettivo che in qualche modo dia regola al discernimento? E questo forse mi sembra che si possa collegare anche con quell'idea di vittima che abbiamo visto come potenza da cui far nascere la liberazione, e che forse si collega anche a Borgia del Preguace di cui parlavamo poco fa. Dove non c'è bisogno anche nei confronti della vittima di un criterio oggettivo che porti la vittima a che renda possibile alla vittima essere questa potenza di riparazione senza scadere nel avere una mancanza verso sé, quindi nel non concepirsi come priva di dignità solo perché deve essere riparatrice nei confronti dell'altro. Grazie. Volevo un po' prendere spunto dalle ultime cose che aveva detto sulla logica della riparazione a fronte della logica della ritorsione. Uh-huh. No? E volevo partire un po' dal fatto che questa logica, diciamo, della rivendicazione, della ritorsione, no? Ha come suo rapporto intrinseco una spontaneità, no? Cioè la rivendicazione rispetto al vuoto di bene che ho io si trasforma spontaneamente in una ritorsione nei confronti dell'altro, no? Sia nella forma di un rubare all'altro, sia nella forma di una fare violenza all'altro in qualche modo, no? E qui c'è una forza notevole in questa spontaneità perversa, no? Che ci fa pensare a quanto forte sia il male, no? Nella sua spontaneità. E qui mi viene però il senso di una debolezza
dell'alternativa che propone Mounier. La debolezza è quello di chiamare l'altra logica come logica riparativa. Prima di tutto perché questo riparativa ha sempre come orizzonte il male, cioè io cos'è che riparo? Il male. Okay? Quindi rimane tutto un po' interno a quel pensiero sul male, devo riparare il male. E seconda cosa perché a fronte della spontaneità della relazione tra rivendicazione e ritorsione, questa logica riparativa sembra proprio richiedere uno sforzo, no? Cioè un volontarismo di cercare di ricucire, di creare una cicatrice, no? Rispetto alle ferite che si sono prodotte. Ecco, la mia riflessione sta proprio su questa debolezza di proposta riparativa, quando forse sarebbe utile pensare a qualcosa, come processo di pensiero, anche come parola che sorge, no? A delle parole più pregnanti e altrettanto forti da opporre alla logica spontaneistica, no? Spontanea del male. E pensarci a questa cosa qui, perché poi mi pongo dal punto di vista pratico, no? da persone che si occupano un po' in qualche modo di sofferenze, e viene da pensare, perché poi io mi trovo un pochettino come i pazienti, quando si trovano, mi portano il loro male, no? A non dire loro ti devi sforzare a essere, no, ma cerco di proporre loro qualcosa che vada verso il bene, ma che abbia carattere anche di spontaneità, per cui naturalmente possono andare verso qualcosa che va bene. Allora, pensando a questa riflessione di Mounier, mi ha detto di pensare sempre a questa ricerca di una svolta necessaria, dove però forse la fatica è più nella svolta, perché se non c'è un processo poi che non parte dalla rivendicazione, ma che parte da un altro tipo di assunto, che è la solidarietà radicale che abbiamo nei nostri contesti sociali di vita, in questa solidarietà radicale è spontaneo offrire, perché quello che do agli altri lo do inevitabilmente a me stesso, no? E non c'è bisogno di obbligare, no? A fare qualcosa che uno mi sente di fare. E quando c'è una solidarietà radicale c'è quel terreno comune dove spontaneamente si dà e spontaneamente di converso si riceve. Bene, grazie. Due ottime domande anche per possono in qualche modo anche collegare, no? Allora, Gaia, giusto? Allora, risponderei al tuo intervento che poi recupero anche nel successivo su un punto specifico che hai evocato, cioè esistono anche dei criteri oggettivi, no? Esiste anche qualche cosa che in qualche modo non lasci soltanto la vittima davanti a questo compito enorme di fermare, no? Allora, l'oggettività è importante perché è chiaro, il riconoscimento del male è sempre un riconoscimento. Dire che la vittima ha potere non significa dire che la vittima deve dire non è successo niente, no, perché è successo qualche cosa, siamo lì esattamente per questo, perché qualcosa di male è accaduto e c'è una persona che lo porta con sé in maniera più forte, no? Quello che noi vediamo un po' nei percorsi di giustizia riparativa è questo, che se noi abitiamo una situazione relazionale in cui c'è qualche cosa che è andato storto, mettiamola così, senza mettere cose più gravi, tendenzialmente le persone, se si provano a incontrare a partire dall'oggettività dei fatti, non si incontrano mai. Ciascuno racconta o ha la propria versione e contesta all'altro quello che l'altro ha fatto. Quindi questo tipo di approccio iniziale porta molto spesso a radicalizzazione, cioè mi convinco sempre di più che ho ragione in quello che ho visto e che l'altro è un poco di buono, ma questo è su due parti di solito accade. Quello che vediamo è che invece un approccio molto diverso è quello che parte nelle situazioni di tensione dal capire, ci vogliono dei mediatori spesso per farlo, dal capire qual è il vissuto e qual è la sofferenza di entrambe le parti.
perché noi abbiamo sempre degli angoli molto ciechi rispetto alla sofferenza degli altri. Non perché siamo distratti o cattivi, perché siamo diversi. Perché noi non siamo perfettamente in grado, mai, incarnazione, di capire come le nostre parole, i nostri gesti risuoneranno nell'universo dell'altro. Anche quando ci mettiamo la massima cura possibile. Lavorando con alcuni ragazzi in situazioni di conflitto internazionale, se io con degli amici israeliani e palestinesi utilizzo la parola checkpoint, questa parola qui è pesantissima, soprattutto per i palestinesi. E se soltanto la pronuncio, cioè il discorso finisce lì. Ecco. Se uso la parola frontiera, perché facciamo un lavoro insieme di traduzione, ci esprimiamo insieme in un'altra lingua, dobbiamo risemantizzare le cose, eccetera, eccetera, e in questo lavoro cerchiamo di capire come viviamo, come percepiamo una cosa come l'altra, stiamo parlando tecnicamente della stessa cosa, ma in un modo completamente diverso, che ci consente anche, dopo un certo percorso, non soltanto di ridire in maniera più pacifica checkpoint, ma di capire anche la realtà e le prospettive dell'una e dell'altra parte. Però passare attraverso il sentito, passare attraverso la fatica, il raccontarci la fatica reciproca, ci mette in contatto su degli elementi di umanità che condividiamo molto di più rispetto alle ragioni che potremmo avere gli uni e gli altri. Ma non vuol dire non toccare le ragioni poi. L'esperienza dice che si raggiunge anche una verità più composita dell'accaduto, che è verità, proprio attraverso questi percorsi. Cioè, se riesco ad ammettere che l'altro ha vissuto in un modo diverso da me, che io non sono tenuto a condividere, ma a ospitare semplicemente quell'altra versione delle cose, se le faccio spazio, quella versione lì dà una luce anche sul mio vissuto, mi arricchisce. Ecco. Non è detto che io debba condividere la sua visione, ma apre una luce diversa. Ecco, questo lo vediamo in quelli che tecnicamente sono i percorsi di giustizia riparativa. Però arrivo su quest'altra, e questo rende forza alla vittima, non crea quella che è la vittimizzazione secondaria cosiddetta, cioè il momento in cui una vittima non soltanto ha subito un torto, ma a causa di una richiesta troppo alta di ingaggio o sproporzionata e insensata di perdono o di altro, si sente nuovamente vittima dell'istituzione che dovrebbe fare giustizia e quindi entra in un percorso che è ancora più di deterioramento. L'altra cosa, intanto scusatemi, Mounier non parla di riparazione, ho usato io la logica riparativa per spiegare, donazione parla lui, ma è la stessa cosa, è la stessa cosa. In termini più contemporanei il dibattito ci porta a dire individuiamo logica riparativa, però questo rendo diciamo onore a Mounier che non è la sua parola, ecco, questo d'accordo. È verissimo tutto questo, cioè la spontaneità della forza del male. Allora, questo mi riporta a quella domanda che facevamo prima, cioè se noi sperimentiamo la forza del male, dov'è che troviamo la forza del bene? Ed è il tema proprio della fatica. La fatica, cioè agire in senso riparativo, non è una magia, non è a costo zero, un costo c'è comunque. Il male consuma risorse, una volta che le ha consumate in qualche modo vanno reintegrate e la reintegrazione è comunque una fatica e un costo che qualcuno deve assumersi se vogliamo ripristinare qualche cosa. Come ci disponiamo a pagare questo costo? Ecco, alle volte noi non siamo disponibili a farlo, questo aumenta il debito pubblico in senso di male, ecco, questo è il problema. Su questo direi non ci tiene la logica riparativa tutta interna al male, perché non vuole riparare al male, ma vuole riparare alle relazioni che sono state compromesse dai fatti di male. Questo è quello che la logica riparativa mette al centro dell'attenzione. Cioè dice, quando accade qualcosa tra due persone, quello che si infrange, che è il bene che si infrange, è la relazione. Riparare significa ricostruire quel bene lì, cioè ridare spazio a quel bene, che in fatti di male è sempre quello che viene per primo compromesso e che non sempre le restituzioni di ordine materiale riescono a rimettere assieme. Alle volte il male ci segna anche in cose che non dipendono da altre persone, no? Giustamente faceva l'esempio prima, no? delle malattie. Quante cose noi subiamo e che non dipendono dall'azione di un altro, eppure ci fanno entrare in questo senso di credito con la vita, no? Perché a me è capitata questa cosa e altri stanno benissimo, non ho neanche un'influenza. Cosa ho fatto io di male per meritare tutto questo dalla vita? E quello ci butta immediatamente in una condizione in cui noi
chiediamo qualche cosa. Allora, lo chiediamo socialmente e in un contesto di solidarietà è giusto che socialmente diciamo bene, le risorse vadano per chi ha più bisogno. No? È giusto che anche in termini, scusate se faccio l'esempio sanitario, ma insomma, se sto bene non vedo nessun problema. Ecco, per cui metto nel paniere comune risorse che magari non utilizzerò mai, ma non fa niente, non è importante questo. Non le metto lì dentro perché devo utilizzarle io. Le metto lì dentro perché riconosco che c'è chi ha più bisogno di me. Ma trovate che anche in questo noi, anche in tema di fiscalità, ragioniamo così, no? Perché io do ma non sto ricevendo altrettanto. Sì, ho capito, ma guardiamo un po' tutto quello che succede, no? E allora, però, come si crea questo tessuto di solidarietà radicale che rende spontaneo agire il bene? Questa è anche una grande domanda. Perché, guardate, anche questo tema della spontaneità, c'è la spontaneità in un senso o nell'altro. La spontaneità nel male, che quando replichiamo quegli atteggiamenti lì, ma se siamo più formati entriamo nell'altra logica, anche il bene diventa spontaneo, rimane faticoso ma diviene spontaneo. Spontaneo nel senso che è la prima cosa che, a cui penso, dopo mi scontrerò con la fatica di farlo e misurerò ogni volta la mia risorsa per poter affrontare quella fatica e per superarla. Spontaneità deriva da spons, non è un impulso cieco, è qualcosa che deriva spontis, è la volontà, no? Cioè, è quello quando diciamo sua sponte, perché uno ha voluto proprio farlo. Allora è quello che io costruisco in quella serie di gesti che Mounier ci dava, no? Attraverso un processo in cui ogni volta faccio quello che riesco a fare con un po' di fatica, allenandomi e predisponendomi anche nelle situazioni in cui invece devo agire più rapidamente, ad agire secondo quella nuova logica. Anche qui, più persone riescono a lavorare dentro di sé a questo livello, più rinforzano un tessuto sociale che è accogliente verso quella mentalità e che supporta anche la formazione di chi arriva, dei più giovani, dei più fragili, su questa cosa qui. E allora questo ci riporta ancora a questa grande domanda che un po' ci è rimasta lì sotto, no? Com'è che troviamo le forze e com'è che non è soltanto un volontarismo? Perché questo è il problema. Il volontarismo non risolve. È ancora una volta una forma di intellettualismo, anche se usiamo un'altra parola. Perché il volontarismo cos'è? È dire, vabbè, ho visto che è bene, mi impegno più che posso per farlo. Ma se non elaboro interiormente questo tema del male, quello che accade è che a un certo punto saturo la mia forza di volontà e dopo esplodo. Allora, nei percorsi formativi, quello che cerchiamo di fare quando utilizziamo un po' tutta questa eredità e queste cose, almeno le cose su cui mi capita più spesso di lavorare, è questo. Aiutare le persone a riconnettersi soprattutto con le memorie di bene che hanno e quindi con la loro virtù, cioè con tutto quello che il bene che hanno vissuto nella vita ha seminato dentro di loro, e a riscoprire quella forza lì, cioè a ritrovare pian piano, non soltanto per dire, beh guarda hai ricevuto, quindi dice, beh sì ho ricevuto, grazie, adesso invece sono a terra, no, non è la questione di dire il tuo paniere è già ricco, ma è dire, sei già in grado, se ascolti la tua esperienza, di riconoscere dove sta il bene, e di riconoscere che la fatica del bene che qualcuno ha fatto con te, che tu magari anche hai già fatto nella vita, è molto più produttiva e molto più feconda che non rimanere chiusi nella logica del male. La logica del male ha questa grande illusione che mi fa scaricare tensione sul momento e mi dice che tutto è risolto, ma noi lo sappiamo che non è vero, tutto è risolto. Poi gli strascichi, poi le cose come vanno avanti, se ascoltiamo un po' noi stessi sappiamo che sono un costo enorme, anche un costo sociale. Non c'è confronto tra il costo di quella fatica di provare a starci però con questa trasfigurazione che richiamava anche Gaia e i costi reali che ci sono se io vado dietro alla logica illusoria del male, ma è che il male ci fa lavorare sull'immediato, no? Ci mostra un enorme bene del momento e non ci fa vedere tutto il resto. Quindi bilanciare queste due cose, no? Avere in mente che la vita è percorso, che la vita è processo, quindi che il bene va misurato un po' sulla lunga distanza, è un grande aspetto. L'altro grande aspetto è trovare nella propria esperienza le esperienze di bene che mi fanno ricordare questo sulla mia pelle e capire allora, entro questo piccolo spazio di possibilità, qual è la possibilità di bene che io posso di nuovo rimettere in circolo senza sforzi volontaristici, no? Senza dire faccio tutto, no? Nessun supereroe, ma cos'è la mia portata oggi con un po' di fatica che è nella mia disponibilità? E poi ci direbbe Mounier, per quel passo specifico lì devo trovare anche il modo di chiedere aiuto interiormente. L'ultima via d'uscita dal volontarismo è interiore, perché se penso ancora una volta che va bene, il passo l'ho calibrato, è piccolo, ho assunto la logica dell'incarnazione, eccetera, eccetera, ma se ancora una volta penso che comunque ce la sto facendo da solo, non vado da nessuna parte.
E Mounier ci dice il punto è proprio riconoscere interiormente la necessità di una richiesta di aiuto. L'aiuto arriva, ma arriva appunto in quell'agire su quel potere che ho, riconoscerlo e fare quel passo, no? Quella logica di innesco mi pareva bello anche la fatica della svolta, no? Quello è proprio il punto, si direbbe, credo in questo sicuramente Mounier, in cui uno sperimenta insieme quello che Tommaso metteva, la forza dell'istruzione e del soccorso ricevuto. E quello è il passo della svolta. Anche qui, se accompagnate qualcuno, se seguite qualcuno in qualche percorso, ma se l'avete sperimentato voi sicuramente saprete che ogni vittoria nel modificare un proprio atteggiamento, la prima volta in cui ci si riesce, libera delle energie enormi, enormi. Una volta che uno riesce ad andare contro una propria abitudine, dopo che ci ha provato 3-4 volte, non ci è mai riuscito, ad un certo punto, per qualche motivo, perché ha appunto ricevuto più aiuto, accompagnato, riesce a stare personalmente davanti a quelle alternative e a fare, a cambiare strada, quella roba lì è un'esperienza che non si ricorda. Dopo magari ritornerà indietro e capirà che non una rondine non fa primavera, come scrive Aristotele nell'Etica Nicomachea, ma quell'esperienza della svolta dice che c'è la possibilità di ricevere soccorso e di cambiare le cose. Ed è il grande patrimonio di ciascuno che va un po' liberato. Se noi non liberiamo quel patrimonio di memoria di ciascuna persona, non agganciamo questa possibilità del cambiamento, no? E vedete, per Mounier la persona sta lì, la vita personale si gioca su queste cose qua, ecco perché ci dava il raccoglimento, la decisione, la scelta, che non è soltanto possibilità di tenere i bivi, ma di prenderne uno, di vedere cosa succede, di sperimentarsi, l'esercizio, tutte queste cose stanno un po' nella sua visione. Ecco, bene, fermerei che...